Talks, ecco il nostro appuntamento mensile con il nostro programma in diretta per seguire da vicino, naturalmente appunto in presa diretta, la riunione mensile della Federal Reserve che naturalmente è riunita da 2 giorni con le decisioni di politica monetaria in un momento cruciale. È una parola che utilizziamo spesso, ma lo è ancora di più in questo momento, cruciale per l'economia americana e non solo per l'economia mondiale. Una domanda su tutte, poi ce ne saranno molte in questo speciale insieme, da questo momento fino a quando non terminerà la conferenza stampa di Jerome Powell, che seguiremo naturalmente punto per punto. Ma la domanda su tutte è: la politica monetaria americana è pronta in qualche modo a cambiamenti e restrizioni in questo momento specifico? In qualche modo l'incontro dovrebbe schiarire le idee su come la Federal Reserve dovrebbe prendere posizione in vista di un balzo dell'inflazione e di rendimenti obbligazionari che sono in crescita. E oggi abbiamo assistito a un nuovo record. Tra poco faremo naturalmente un giro dei mercati insieme a voi per capire cos'è accaduto. In generale, le borse oggi si sono messe un po' alla finestra a vedere quello che sarebbe successo e soprattutto in attesa della presa di posizione del numero uno della Federal Reserve. Un po' di cautela e naturalmente un po' di timori rispetto a quello che potrebbe succedere. E poi altri 2 punti che analizzeremo: in America in questo momento assistiamo e stiamo assistendo a un programma di vaccinazione molto massiccio, con ancora tutti i timori legati al Covid, naturalmente, e poi il piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari messo appunto dall'amministrazione Biden. E quindi l'aumento dell'inflazione, la ripresa economica più veloce del previsto potrebbe in qualche modo rompere l'equilibrio già precario che c'è e che esiste da un anno a questa parte proprio a causa della pandemia. Insomma, cercheremo di rispondere a tutto questo. Lo faremo, non io da sola, con Alexandra Georgieva, che è già pronta in postazione perché poi seguirà la conferenza di Jerome Powell. Alexandra, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera anche a voi Emanuele e Giacomo. Eccolo qua, Giacomo Iacomino, che invece è già pronto dalla postazione Mercati, la definiamo così, e andiamo a vedere insieme a te, Giacomo, che cos'è accaduto proprio oggi. Direi due notizie. La prima, e cioè il record che casualmente, ma forse non lo è, il decennale americano ha raggiunto oggi. Siamo ai massimi degli ultimi 13 mesi, 1,68,7 il decennale americano, e bisogna tornare indietro sostanzialmente a fine gennaio 2020 per trovare un valore simile. Questa è la notizia sostanzialmente che anticipa la conferenza stampa di Jay Powell e un andamento, quella dei mercati, che oggi è stato cauto, timido, come spesso accade quando si tratta della giornata appunto in cui si aspetta le decisioni monetarie della Fed e la conferenza stampa di Jay Powell. A questo proposito, regia, direi di andare subito a vedere il cartello 2, così vediamo quello che potrebbe cambiare. Poi l'idea è che dovrebbe cambiare poco o nulla a livello di decisioni politico-monetario, però abbiamo due situazioni importanti: tassi di interesse in aumento ed economia americana in ripresa. Al centro del dibattito oggi c'è la politica Fed accomodante. Forse troppo? Se lo fosse, potrebbero succedere due cose: la riduzione, l'annuncio della riduzione degli acquisti di obbligazioni, oppure l'anticipo dell'aumento dei tassi di interesse, su cui torneremo nel corso della diretta. Però, insomma, potrebbe essere che non sia più per il 2023 il cambiamento, ma magari poi potrebbe essere anticipato. Però, insomma, queste sono le cose che potrebbero cambiare sulla carta. Ecco, io volevo aggiungere una cosa a ciò che diceva Giacomo, che ha fatto proprio poco fa il giro dei mercati, come hai detto bene, i massimi da 13 mesi per quanto concerne il decennale. Però è molto importante la conferma di una correlazione, e cioè la performance del mercato obbligazionario insieme al comparto tech, rialzo dei rendimenti con caduta libera, se vogliamo, possiamo chiamarla così, vero. del Nasdaq, che cede più dell'1%, ma era in calo ben di più ancora in apertura, tipo 1,7% oggi. Quindi questa correlazione si riconferma ed è una correlazione molto importante di cui immagino ne parleremo. Assolutamente sì, ottima osservazione, soprattutto per quanto riguarda il comparto dei tech. Da qualche analista, se ci avete seguito anche
anche nelle scorse puntate, nelle scorse dirette, sarebbe una sorta di primo spunto per un ritorno alla normalità, perché sapete benissimo, insomma, che l'indice tecnologico, il Nasdaq, insieme ai titoli appunto tecnologici, hanno avuto questo rialzo proprio a causa della rimodulazione della quotidianità in seguito all'arrivo del Covid, proprio per l'utilizzo massiccio del digitale, insomma. E quindi ritorno alla normalità, e quindi a questo punto la Fed sarebbe pronta già a qualche cambiamento. Partiamo da qui e salutiamo il nostro primo ospite, Peter Cardillo. Buonasera, grazie per essere con noi anche in occasione di questa nuova riunione della Fed, Peter. Grazie, buonasera a voi. E allora, che cosa si aspetta? O meglio, siamo vicini a delle prese di posizione diverse della Fed, o in realtà è ancora presto per parlare appunto di cambiamenti? Ma io non credo che la Fed è pronta, diciamo, per annunciare qualche cambiamento. Certamente la Fed deve essere molto specifico, direi piuttosto un Powell che deve essere molto diplomatico per calmare un po' i mercati. La cosa che io penso che dovranno insistere è sull'inflazione. Per molto tempo, per molti anni, l'inflazione, diciamo, è stato un soggetto, possiamo dire, morto, dimenticato. Invece adesso non è più un discorso dimenticato, ma un discorso molto vivace nei mercati. E questo è tutto dovuto al fatto che certamente non soltanto la Banca Centrale Americana, ma anche le altre banche mondiali hanno certamente messo in piano tutte le loro forze, e quindi hanno cercato di appunto evitare delle forti crisi e di sostenere le varie economie. Certamente quella americana ha fatto forse più di tutti, e quindi secondo me non è più valido di dire saremo tolleranti dell'inflazione un po' su del nostro bersaglio, oppure diciamo che l'inflazione sì, ci sarà, ma è una cosa transitoria e quindi questo non cambia la politica monetaria. No, io penso che dovranno insistere sull'inflazione, e certamente sappiamo che quanto pare il loro mandato di rimettere la disoccupazione in piedi, e quindi con ottenere l'inflazione. Quindi io penso che per soddisfare i mercati dovranno toccare su questo soggetto. Potrebbero dire: beh, siamo pronti con alcuni misure, per esempio un'operazione twist, quello potrebbe soddisfare i mercati. Ridurre quantitative easing, secondo me, sarebbe non valido, perché vuol dire che perdono la potenza di poter sanare il problema della disoccupazione. Quindi hanno bisogno di insistere, certamente, soprattutto durante la conferenza stampa di Paolo, di Paolo, lui deve essere molto molto chiaro, e deve stare all'attento di non essere intrappolato da qualche giornalista, altrimenti c'è il rischio che il decennale va a finire 1,75-1,80 e 2 non è molto lontano. Certo, infatti ancora una volta, e soprattutto forse in questo caso, lo hai detto bene tu, insomma, molto conterà il tono, no, di Jerome Powell, come si porrà di fronte ai giornalisti, e assolutamente in particolare si guarderanno le proiezioni macroeconomiche e il gap sul mercato del lavoro, peraltro un tema che già nella scorsa riunione e nel board della Fed Powell aveva portato, diciamo, in superficie continuamente, no? Aveva ripreso proprio a più battute durante tutta la conferenza.
conferenza stampa, indipendentemente poi dalle altre problematiche che erano state messe a punto. Allora, Giacomo, so che vuoi chiedere una cosa. Beh, approfittiamo, ne abbiamo parlato, Peter Cardillo ha parlato di disoccupazione, ha parlato di inflazione. Vediamo il cosiddetto SEP, il Summary of Economics Projections, da parte della Fed. Quindi quali sono diciamo le stime aggiornate all'ultima volta? Lo vediamo attraverso il cartello 3. Le stime ultime pubblicate dalla Fed e quelle che potrebbero essere i cambiamenti, insomma, tra parentesi ci sono le stime vecchie sostanzialmente, quelle non tra parentesi sono le possibili cambiamenti di valutazione della Fed. Un PIL a più 6% dal più 4,2% atteso per il 2021 e un più 3,5% per il 2022 dal 3,2% atteso. Sull'inflazione poco mossa in realtà, al massimo ci si aspetta, come vedete, una revisione al rialzo dello 0,1% sia per il 2021, sia per il 2022, sia per il 2023, quindi il 2% andrebbe a prospettarsi già per il prossimo anno, il 2022. Sulla disoccupazione, come diceva giustamente Peter Cardillo, forse ci sono le attese maggiori, anzi, probabilmente, mi corregga se sbaglio, Peter, ma è ovviamente su questo che Jay Powell concentrerà le maggiori preoccupazioni, tra virgolette. Beh, sì, io penso di sì, però secondo me quello sarà un sbaglio. Come ho detto prima, bisogna che lui indirizza la questione dell'inflazione. Sentite, non c'è dubbio che l'inflazione esiste, basta vedere quello che succede nei mercati, negli aumenti dei commodities. Dappertutto vediamo aumenti. E li vediamo in un certo qual senso che vengono anche passati al consumatore. Quindi questo è chiaro che presto o tardi risulterà negli indici dell'inflazione, specialmente nel CPI. E quindi questo aumento, diciamo, del cosiddetto top line inflation, no? Che lo vediamo già da 2-3 mesi, presto o tardi risulterà con un aumento ai consumatori, e quindi questo è la cosa che secondo me lui deve assolutamente indirizzare, deve assolutamente insistere che loro hanno il potere di poter frenare questi aumenti. Un po' difficile, però, come ho detto, potrebbero usare qualche tattica tecnica che potrebbe soddisfare il mercato. Io dubito. Peter, volevo chiederti una cosa, buonasera anche da parte mia. Innanzitutto, secondo te la Fed, ma anche la BCE, se vogliamo, hanno sottovalutato questo rialzo del petrolio, che sicuramente fa parte delle pressioni inflazionistiche, innanzitutto, e poi un commento sulle vendite al dettaglio, meno 3% ieri, questo sì che è un dato significativo. Sì, beh, il petrolio è considerato dalla Fed come inflazione transitoria, quindi un'inflazione che c'è e poi si calmi. Però se effettivamente riusciamo a vedere una riapertura dell'economia globale nei prossimi 3 o 4 mesi, è ovvio che il prezzo del petrolio salirà ancora molto di più, e quindi è molto possibile che possiamo vedere $70-75. Ciò vuol dire che aumenti, cioè il costo dell'energia andrà ai limiti che non si vedevano forse da 6 o 7 anni, forse anche di più, e quindi vuol dire che saranno passati al consumatore, è un problema. L'altro punto, le vendite al dettaglio ieri sì, erano pessime, però ricordiamoci che lì c'è stato un fattore meteorologico, e quindi questo ha pesato tantissimo e i consumatori non hanno potuto spendere. Ricordiamoci che però che sono arrivati oggi i pagamenti di $1,400 alle famiglie, questo risulterà in un massiccio speso da parte dei consumatori. E quindi questi numeri che abbiamo visto, anzi direi quasi tutta la settimana, se guardiamo tutti gli indici, erano quasi tutti in declino. Io penso che questo cambierà il mese prossimo,
sarà molto molto diverso. E quindi questo è il punto che il mercato obbligazionario guardo con una certa intensità e quindi ecco i risultati. Ottimo, allora grazie a Peter Cardillo per l'aiuto, insomma, mentre attendiamo poi effettivamente di capire su cosa si concentrerà Jerome Powell, e non a caso abbiamo iniziato questa diretta dicendo che è ancora più cruciale questo intervento, per tutte queste ragioni che effettivamente abbiamo ripercorso anche con il nostro ospite. Grazie mille Peter Cardillo e credo anche, adesso parleremo ancora con altri nostri ospiti, credo che proprio il tema centrale non sia quello delle decisioni a breve termine, ma a quelle di lungo termine, medio termine, insomma, lungo relativamente. Chiaramente, soprattutto in una situazione ancora emergenziale, è importante ragionare passo dopo passo, ma in America, lo abbiamo ricordato a più riprese, c'è anche il tema degli aiuti, agli americani arrivati dal piano economico, del governo di, Joe Biden e chiaramente gli effetti si cominceranno a vedere tra un po' ed è lì che c'è il timore probabilmente, no? È quello che diciamo, più volte da parte degli investitori, ma se gli effetti dovessero accelerare in qualche modo la ripresa, che cosa succederà? Le politiche monetarie delle banche centrali potranno appunto allentare la loro morsa, che è poi quello che ha aiutato i mercati in questo, non solo nell'ultimo anno, ma già da un po', no? Quindi il ruolo centrale delle banche centrali, ripetiamo questa parola. Io sento che è collegato già Jean Ergas, che vado a Sì. Prego. salutare, grazie per essere qui anche per questa riunione della Fed. Jean, ti chiedo subito una cosa proprio, intanto ti chiedo cosa ti aspetti da questa riunione della Fed, che è un po' la domanda introduttiva. Credi che la questione centrale, lo stavo dicendo io, ma è una domanda che mi stavo ponendo da sola, no? Che ci stavamo ponendo in studio, che cioè, indipendentemente poi da quello che metterà in primo piano Jerome Powell, che rimane l'argomento principale, sarà interessante capire se verranno ipotizzati interventi a medio termine, non quindi nel breve periodo, è questo che interessa maggiormente gli investitori? Ma io credo effettivamente, qui siamo davanti veramente a una situazione estremamente importante. Io vedo questo concilio, questa riunione del Comitato Centrale della Politica Monetaria, non solo statunitense, ma che darà il là per il resto del globo, come probabilmente il concilio della transizione. Questa è la prima volta che una banca centrale, all'epoca Covid, si appresta a dover decidere quale sarà il nuovo assetto finanziario e monetario del mondo dopo questa sciagura che ci ha investiti tipo un asteroide. Dunque, io faccio un paragone qui praticamente con Bretton Woods nel 1944. Forse un po' esagerato questo paragone, dove dovettero decidere quale sarà il nuovo assetto mondiale. Ma questa è una riunione di tutto estremamente importante. Io credo per gli investitori interessi sia il breve termine nonché il lungo termine. Noi dividiamo diciamo, l'operato possibile in due sezioni molto semplici, la sezione tattica e la sezione strategia. Quel che riguarda effettivamente la tattica sarà se la Fed dovrà intervenire o no, decidere di intervenire o no, su questi rendimenti dei titoli obbligazionari emessi dal governo statunitense che servono così da barometro, da metro, diciamo, per il pricing di molti rischi nel mondo, non solo negli Stati Uniti. Dunque questo è un intervento tattico. Dal punto di vista strategico c'è un altro discorso che se la Fed ci darà a capire effettivamente che si potranno intervenire in tempi più brevi del previsto su proprio quello che è veramente, diciamo, la base, quella è la base del loro operato, questi tassi a breve termine. E dunque il convogliamento del risparmio o della liquidità verso le imprese per creare occupazione. Ossia, e questo è il problema. Secondo noi, Certo. finite, quello che dirà la Fed sarà semplicemente questo: l'economia americana si continua a riprendere, continua a riprendersi lentamente, però anche vediamo che forse sta accelerando un po' il mercato del lavoro. Che lì è veramente molto complessa la situazione. Ci sono i jobless claims che sono ancora molto alti, denota ancora una forte marginalità di parte di questa forza lavoro, dunque lo dobbiamo correggere. L'inflazione sarà transitoria. Allora è lì veramente, secondo me, il dunque, perché il problema sarà questo. Lui usa l'espressione transitory. Bisogna capire cosa vuol dire transitory, vuol dire un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, e se la definizione di, diciamo così, provvisorio da parte della Fed equiparrà a quella, sarà equivalente a quella adottata dai mercati. Ecco, Se questa è la situazione. sì, do subito la parola anche ai colleghi, ma solo giusto per mettere Prego. anche in relazione le previsioni e i commenti fatti dagli ospiti precedenti. Sarebbe un errore secondo te, Jean, se Powell concentrasse per la maggior parte del tempo l'attenzione appunto sul mercato del lavoro? Perché secondo qualcuno sì, però è quello che un po' ha fatto anche nella scorsa riunione, cioè ci ricordiamo. Sì.
Allora, io credo che il mercato del lavoro per lui sia veramente il lato più importante, perché si sono prefissi altri scopi, ridurre le inegualità, le disuguaglianze e così via, che prima la Fed non si accollava come compito principale. Questo è importante. Secondo me quello che lui farà è probabilmente dirà qualcosa tipo: vediamo che il mercato del lavoro in alcuni settori si riprende, e se egli dovesse dire che questo fenomeno della marginalità va scemando o che viene ripreso appunto, questo sarà un segnale fortissimo allacciarsi alla cintura di sicurezza. Diciamo, il motivo principale di questa politica estremamente, diciamo così, easy monetaria, lentamente potrebbe decadere. Dunque, io penso che potrà anche nel mercato del lavoro, perché loro fanno questa analisi bottom-up del mercato del lavoro, che non è quella top-down. Ricordiamoci, il mercato ragiona top-down, guarda in aggregato l'economia. La Federal Reserve guarda l'economia, evidentemente partendo dal basso in su, e dal potere d'acquisto di specifici ceti considerati, diciamo così, a latere del sistema, insomma, economico principale. Gian, buonasera anche da parte mia. Volevo focalizzarmi Buonasera. un attimo sul rendimento dei Treasuries perché oggi Sì, abbiamo sì. visto il decennale raggiungere il massimo da 13 mesi e Sì. necessariamente collegato alle pressioni inflazionistiche o ci sono altri motivi? E se ci sono altri motivi, quali? Sì, sì. Che cosa ci indica il mercato obbligazionario in questo istante? In questi istanti ci sta indicando, uno, che la gente pensa che l'economia crescerà. Questo è estremamente importante. Ricordiamo, è stato varato il pacchetto di 1,9 trilioni di dollari. Certo, non tutti questi dollari si riverseranno nelle tasche del consumatore, molti andranno anche agli stati, a determinate imprese. E due, secondo me, ci denota anche che a lungo termine la gente può cominciare a pensare che qui lentamente alcune imprese potrebbero avere del pricing power che adesso non hanno. Allora, facciamo la factor allocation. Cosa sta spingendo questi rendimenti? Abbiamo due fattori che noi guardiamo, crescita e inflazione. Poi non possiamo chiaramente distinguere un dato completamente perché c'è un overlap, c'è un punto di intersezione. Ma se prima, secondo me, il mercato diceva qui è il 70% di crescita e il 30% di inflazione, secondo me la Fed sarà un po' più così sfumata e vedremo che forse riconosceranno che a lungo termine ci potrebbero essere pressioni inflazionistiche. Il mercato però sta dicendo, tipo, diciamo, in maniera molto chiara, guardate qui l'economia riparte. L'economia riparte, la domanda di credito ripartirà. È molto importante, se guardiamo anche la borsa, a questi tassi, a questi rendimenti, la macchina economica americana reale, non quella delle tech stocks, non si inceppa. Può sopportare questi tassi di interesse e può ancora continuare a, diciamo così, produrre utili e cash flow. Giacomo. Gian, andiamo su un altro dei temi caldi, e cioè Prego. Dat Platz. Fino a oggi un solo membro del FOMC, il braccio operativo su 17, si attendeva un rialzo dei tassi nel 2022, 5 su 17, possibile un aumento del costo del denaro già a partire dal 2023. Come può mutare sostanzialmente alla luce dei miglioramenti delle condizioni economiche? Prima si citavano i 1.900 miliardi, il piano di Biden diventato Sì. legge venerdì scorso. Beh, sono stati già emessi 90 milioni di pagamenti per un totale di Esatto. 242 miliardi di dollari. Insomma, ci Sì, sono i 1.400 dollari di cui abbiamo già parlato. Per cui, tornando ai Dat Platz, come può cambiare il grafico, diciamo così? ma il grafico può cambiare, perché ci sono alcuni che forse diranno: sì, aumentiamo nel 2022, bisogna vedere di quanto pensano di aumentare, bisogna vedere se poi queste previsioni si avvereranno. Ma sicuramente, quando noi guardiamo la situazione economica dal punto di vista top-down, vista in aggregato, questa situazione che va migliorando, e vediamo anche una situazione molto importante, questa è forse più importante in America, che è molto difficile da captare, che è tutto guidato, ossia è spinto dalla situazione vaccino. Qui abbiamo già vaccinato l'11% della popolazione e tra un po' saremo al 40%. Qui stiamo andando a gonfie vele, tipo turbo qui. Questo è Ferrari, Milano, Portofino, schiacciato a Beati voi. tavoletta. Qui No, dicevo beati veramente voi, abbiamo fatto scusami Gian, mucchio. esatto, stavo dicendo beati voi perché poi in questo momento a livello Sì. americano e europeo c'è una differenza abbastanza sostanziale, insomma, Esatto. perdonami, non ti volevo interrompere, Beh, vai. c'è stato No, poi no, Gian è la... giusto, credo che davanti a questa situazione forse qualcuno dirà, ma pensiamoci un attimo, vediamo verso fine 2022 di fare qualche cosa. Però io penso che il mercato veramente a questo punto voglia conoscere due cose, sapere due cose. Uno, di che morte dobbiamo morire. Aumento tassi adesso, 2021, 2022, aumento tassi
tassi più tardi e quali sono le prospettive inflazionistiche per poi potersi orientare sul mercato obbligazionario. Ricordiamoci, c'è un grosso split tra l'inflazione, effetto, impatto sul rendimento obbligazionari e imprese. Ci sono delle imprese che francamente faranno molti soldi con l'inflazione perché avranno un pricing power che prima non avevano e questo le aiuterà moltissimo. Dunque molte imprese sono capaci di fare un pass through, di passare questi aumenti di prezzo perché c'è un'economia più forte e in più un tasso superiore all'inflazione. Gian, perdonami la curiosità che è una domanda un po' più personale, ma sei riuscito a vaccinarti o meno? Perché sappiamo che la campagna vaccinale sta andando molto bene negli States, più di 2 milioni di persone al giorno. Sì, allora guarda, io mi sono fatto vaccinare, ho fatto la prima dose, sono ancora vivo, con sto Pfizer? Con Pfizer? No, io ho fatto Moderna, perché io ho fatto presso una farmacia, che è una farmacia Walgreens, ho fatto Moderna, ho fatto il 5 marzo, il 2 aprile c'ho il booster shot, cioè la seconda dose, dopodiché mi scatenerò, non so quello che farò francamente. Esatto, ecco, con dei piani, c'è qualcuno che già anche da noi sta proponendo di limitare le restrizioni a chi non è vaccinato, però in realtà da noi per esempio sono talmente pochi quelli vaccinati a fronte della popolazione che potrebbero comunque fare ben poco. Ecco, e questo però appunto insieme anche al piano massiccio di vaccinazione, insieme al piano di stimoli americani, sono le due questioni che sono centrali in questo momento, perché ecco, tu giustamente hai detto, noi abbiamo bisogno di sapere quello che verrà messo in campo. Ecco, nel 2021-22, chiaramente. Tanto abbiamo il comunicato. Il comunicato stampa. Abbiamo il comunicato, allora, assolutamente, benissimo. Allora, andiamo a vederlo in presa diretta. Intanto vi dico velocemente, allora questa è anche la mia prima lettura naturalmente, intanto vi dico subito le breaking, non ci sono rialzi dei tassi di interesse come del resto atteso, però ci sono alcune parole che indicano che la Fed si aspetta più forte recupero economico e non solo, inflazione più alta. Adesso guardo bene e ve lo dico subito. Ecco, sì, un po' quello che dicevamo già peraltro, un forte recupero dell'economia e guarda, stavo proprio già dicendo, i due elementi sono proprio la campagna massiccia di vaccinazione e il piano di stimoli arrivati da Joe Biden, dall'amministrazione Biden. Quindi insomma, no, dicevo, un primo commento, quello che si prospetta una crescita più veloce, ecco, questo è un po' Perché il ritmo della crescita sta aumentando vertiginosamente, perché noi siamo da 3 milioni quasi di vaccinati, si riapre l'economia, vediamo già Delta, per esempio, questo per noi fu il grosso segnale, fu quando Delta, noi fumo un po' contrarian in questo caso, siamo un po', diciamo, bastian contrario, ha fatto, nel senso che ho scritto che Delta aveva appena richiamato per l'estate 400 piloti, ci hanno detto tutti che eravamo matti, ho detto questo è un segnale enorme e io penso che verso luglio qui le cose sono cambiate veramente e che credo anche, come dicevamo prima, che c'è questa factor location, che adesso ci conferma Alessandra quello che dicevamo prima, che questo, diciamo, ci stiamo spostando un po' di più su fattore inflazione come causale di aumento dei tassi di rendimento, ma che non è necessariamente una molla, il trigger, la scintilla che farà scatenare la Federal Reserve con rialzi dei tassi, ossia nel brevissimo termine. Ricordiamoci, però hanno detto che dobbiamo prima raggiungere il nostro obiettivo, magari superarlo un po' e poi lasciarlo così fluttuare, ossia questo tasso, e poi forse interverremo. Prima reazione intanto del dollaro, euro-dollaro siamo a 1,19,4, quindi l'euro si sta apprezzando, questo vuol dire che il dollaro in realtà è quello che si muove, cioè si sta indebolendo con la pubblicazione del comunicato e siamo nel grafico ogni 5 minuti, prima avevamo raggiunto poco fa anche 1,18, quindi avevamo sfondato al ribasso l'1,19, rieccoci, 1,19,4, guardate la candela come si sta andando a costruire per la pubblicazione del comunicato e anche con volumi superiori a quelli precedenti, lo vedete insomma nella parte bassa del grafico. Beh, come sempre l'apertura del comunicato parte con la Fed si impegna a utilizzare tutta la gamma completa di strumenti per sostenere l'economia degli Stati Uniti, poi la pandemia Covid sta causando enormi difficoltà umane ed economiche negli States e in tutto il mondo. A seguito di una moderazione del ritmo della ripresa, gli indicatori dell'attività economica e dell'occupazione sono aumentate di recente, sebbene i settori più colpiti dalla pandemia restino deboli.
L'inflazione continua a scendere al di sotto del 2%, le condizioni finanziarie rimangono accomodanti, riflettendo in parte le misure politiche a sostegno dell'economia e del flusso di credito alle famiglie, alle imprese e alle imprese statunitensi. Poi questo è il terzo paragrafo del comunicato, il percorso della ripresa economica dipenderà in modo significativo dal decorso del virus, compresi i progressi sulle vaccinazioni. Beh, questo punto direi importante. L'attuale crisi della sanità pubblica continua a pesare sull'attività economica, l'occupazione e l'inflazione e pone rischi considerevoli per le prospettive economiche. Il Comitato cerca di raggiungere il massimo dell'occupazione e dell'inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo, con l'inflazione che scorre costantemente al di sotto di questo obiettivo di lungo periodo. Il Comitato mirerà a raggiungere un'inflazione moderatamente superiore al 2% per un po' di tempo, in modo che l'inflazione raggiunga una media del 2% nel tempo, e le aspettative di inflazione a lungo termine rimarranno ben ancorate al 2%. Intanto il Comitato prevede di mantenere un orientamento accomodante della politica monetaria fino al raggiungimento di questi risultati. Beh, qua si ripete il comunicato, come la scorsa volta ha deciso di mantenere l'intervallo per i tassi dei fondi di Fed Funds da 0 a 0,25% e si aspetta che sarà opportuno mantenere questo intervallo fino a quando le condizioni del mercato del lavoro non avranno raggiunto livelli coerenti con le valutazioni del Comitato sulla massima occupazione e l'inflazione al 2%. Questo è, sostanzialmente non cambia anche il quantitative easing. Inoltre la Fed continuerà ad aumentare le sue disponibilità in titoli del Tesoro, in titoli di Stato in questo caso, di almeno 80 miliardi al mese, questo è esattamente come la prima volta, e i titoli garantiti di ipoteca di agenzia, i cosiddetti MBS o Mortgage Backed Securities, almeno per 40 miliardi al mese, fino a quando non saranno stati compiuti ulteriori progressi sostanziali verso l'occupazione e il prezzo e i prezzi massimi del Comitato. Ovviamente si riferiva all'inflazione. Questi sono gli obiettivi principali della Fed nel valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria. Il Comitato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche. Il Comitato sarebbe pronto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria in modo appropriato qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del Comitato. Le valutazioni del Comitato terranno conto di una ampia gamma di informazioni, comprese le letture sulla salute pubblica, soprattutto l'andamento della pandemia e le condizioni di mercato. Questo è il comunicato stampa della Fed, questo è che ci indica Powell, e cioè una ripresa dell'economia. Adesso guardo bene cosa è cambiato, ma non tanto effettivamente rispetto al precedente comunicato stampa. Il target di inflazione rimane a quello che è, e non solo. Il quantitative easing, ovvero gli acquisti di titoli di Stato di 80 miliardi, mortgage backed securities di 40 miliardi per un totale di 120 miliardi di acquisti, questo per quanto concerne il nuovo comunicato della Fed. Spinta verso l'alto anche del Nasdaq, peraltro, guardiamo in grafica sempre il grafico a 5 minuti, guardate la resistenza sostanzialmente che possiamo disegnare negli ultimi istanti, più o meno dall'apertura dei mercati, non si è mai riusciti a superare quota 13.330, ecco che con la pubblicazione del comunicato c'è questa spinta verso l'alto di cui vi parlavo. Ovviamente nel grafico a 5 minuti è molto più grande di quello che poi realmente è nel daily, però ovviamente è significativo, insomma è uno scatto di circa 60 punti, e infatti prima eravamo meno 1%, adesso il Nasdaq perde lo 0,5%, unico positivo è il Dow Jones, più 0,4%. Allora Gian, facciamo un check di tutto quello che è emerso, comunicato, che cosa ti ha colpito maggiormente, e poi naturalmente anche la reazione delle borse in questo momento, impresa diretta.
Beh, io direi semplicemente uno, quello che mi ha più colpito effettivamente, ma anche confermato, è che questi continuano a guardare il mercato del lavoro come punto, diciamo così, chiave della loro analisi. Questo abbiamo detto e ci è stato confermato in pieno. Due, abbiamo visto la nostra conferma anche sul fatto che lasceranno scorrere un po' questa inflazione finché non superi e rimanga sopra questo livello prestabilito, anche lì abbiamo avuto conferma in pieno. Tre, secondo me, effettivamente la Fed a questo punto, ossia farà molta attenzione a non scuotere ulteriormente i mercati, non hanno commentato. Questo mi ha molto colpito. Questo è un po' come il cane che non abbaiava di Sherlock Holmes, dei cani che non hanno abbaiato di Sherlock Holmes, non hanno fatto dei commenti di sorta chiaramente su questo livello dei rendimenti, che loro stessi sono agnostici. Questo è molto importante, perché secondo noi quello che la Fed sta facendo, se dice io faccio il monitoraggio di questi tassi, di questi rendimenti che salgono, io li seguo, non posso impedire un aggiustamento necessario nel pricing del rischio. O anche chiaramente i rendimenti pari passo con un miglioramento economico, ma io voglio gestire l'ascesa affinché di evitare chiaramente mercati disordinati. Molto semplice, la Fed indirettamente sta confermando che il suo ruolo non è di gestire i tassi di interesse sui mercati di capitali dal punto di vista di un livello prestabilito e facendo il twist e cose di questo tipo, ma il twisting, il comprare a lungo termine, il vendere a breve, ossia fare il ripetimento della tira la curva. Ma semplicemente dice io amministro questa ascesa e dunque questo è stato per noi molto 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 importante, che loro non sono preoccupati dal rialzo dei rendimenti e dunque non vedono una minaccia concreta per l'economia americana a breve termine. Infatti, infatti. Allora, peraltro, esatto, le parole chiave le abbiamo sentite ripetere sì più volte, occupazione e inflazione, come detto, Sì. lo avevamo già un po' anticipato. Adesso sarà, credo, fondamentale vedere come si rivolgerà Powell ai giornalisti, cioè il tono che userà, Sì. che poi è sempre, no, atteso, però in questo caso presa coscienza di quello che la Fed ha messo nero su bianco, dipenderà molto da come si porrà appunto nei confronti di chi lo ascolta, proprio a livello di rassicurazione. Quindi rimane da ascoltare appunto Jay Powell. Jean, se non hai nulla da aggiungere ancora, ti saluto e ti salutiamo e ti ringraziamo per essere Prego. stato con noi. Perfetto, grazie, grazie mille. Prego, prego, Interessante come grazie. reagiscono Grazie. anche i tassi di interesse. Guardate il Sì. trentennale, si è impennato, tra virgolette, questo è sempre il grafico 5 minuti, alle 7 c'è stato un balzo dal 2,42, circa 2,41, al 2,45, poi, anzi 2,45, Sta 2,46, scendendo e che adesso. quindi sostanzialmente ha avuto un'impennata verso l'alto. Adesso sì, sta scendendo, quantomeno si sta consolidando Sì. in quest'area. Ribadiamo, grafico 5 minuti, ma nel decennale invece sostanzialmente è successa la cosa opposta. Guardate la spike ribassista che registra il decennale, fino a 1,64 rispetto a quei valori che era 1,66. Parliamo di movimenti minimi, ma comunque movimenti che ci sono. Dopodiché si è riportato più o meno laddove stava viaggiando. Però è stato un movimento inverso rispetto al trentennale, verso il basso, il trentennale verso l'alto e ci rimane. Il decennale verso il basso e poi si è riposizionato sui valori precedenti. Però Giacomo, ti ricordi dopo il comunicato stampa della BCE abbiamo visto una reazione molto più significativa dei bond europei, sia per quanto riguarda lo spread, sia per quanto riguarda il decennale, ma non solo quello italiano, un po' tutti in Europa. Invece qua bisogna dire che la reazione è molto moderata per quanto concerne il mercato obbligazionario. Poi possiamo dire diversamente per il Nasdaq, ovviamente. Sì, beh, forse relativo anche a quello che sosteneva e che fondamentalmente sottolineava il nostro ospite precedente, cioè che dalle parole che abbiamo letto nel comunicato non ci sembra, no, non sembra esserci molta preoccupazione al rispetto, no, al rialzo dei tassi. Quindi No, ci probabilmente. tenevo a dire anche che anche Boldrin ha detto proprio pochi istanti davanti alla diretta. Noi ricordiamo che Michele Boldrin era nel Fed St. Louis, quindi lui conosce perfettamente tutto ciò che sta facendo la Fed. Ha detto che non è preoccupato né Ecco. dei rendimenti né delle pressioni inflazionistiche perché saranno soltanto transitorie a causa di tutta questa liquidità che ha fornito sia l'amministrazione Biden, ma possiamo dire anche l'amministrazione Trump, non dimentichiamoci i 2.000 miliardi, e poi la Fed con il bond buying, 80 miliardi più 40 miliardi di mortgage-backed securities. Quindi è normale che ci sia un leggerissimo rialzo dei rendimenti, è normale che ci saranno pressioni inflazionistiche
nel breve medio termine. Assolutamente sì, salutiamo Andrea De Gaetano che è con noi per il commento del comunicato. Andrea, eccoti qui, ben trovato, grazie. Grazie mille dell'invito e buonasera a tutti. Grazie, allora abbiamo letto insomma poca preoccupazione rispetto a quelli che erano i timori di partenza, soprattutto che sono emersi, no, dagli investitori negli scorsi giorni. Ne abbiamo parlato proprio io e te ieri in diretta sulle fonti TV, di quelli che sono e che erano i timori da parte di chi attendeva con ansia, no, le parole di Jerome Powell. Allora, qual è il tuo commento a caldo, visto che è appena uscito il comunicato? Nasdaq positivo, peraltro, attenzione. Ah, è salito, scusami Andrea, sì, territorio positivo per il Nasdaq, che era ovviamente, insomma, la prima reazione anche dell'indice tecnologico è stata quella di un rialzo. Eccolo qui, lo stiamo vedendo. Secondo me è un messaggio molto positivo, per ora. Diciamo che, allora, come abbiamo già detto ieri, i rendimenti avevano già scontato in anticipo almeno la prima parte grossa del movimento, è stata fatta. Secondo me la seconda parte del movimento, quindi per capire se ci sarà un ulteriore sell-off oppure se da qui effettivamente i rendimenti iniziano a scendere e i bond riprendono a salire, questa qui è la partita che si gioca Powell adesso con la conferenza stampa, dove a quel punto dipenderà più dai toni e dal lasciare intendere più che quello che è un discorso di decisioni, dove per quanto riguarda i mercati sono venute fuori delle notizie molto positive, perché le previsioni della Fed sono delle previsioni di una crescita molto positiva, con un'economia che sarà in crescita del 6,5% per quest'anno, vedono una riduzione del livello di disoccupazione al 4,5%, i due dati molto positivi, e oltre a questo una Fed che continua a essere accomodante, per cui secondo me dal punto di vista dei mercati il primo impatto è molto positivo, poi appunto vedremola nella conferenza, perché qui è questione di virgole o di toni anche. Assolutamente, poi bisognerà vedere quali saranno gli effetti reali prossimamente. Infatti questa, diciamo, c'era attesa chiaramente per i due punti essenziali che sono variati rispetto alla riunione precedente, cioè il programma di vaccinazione che negli Stati Uniti sta proseguendo in modo serrato e poi gli aiuti che sono arrivati dall'amministrazione Biden, però chiaramente gli effetti saranno successivi e quindi, no, diventerà forse più importante capire gli interventi nel medio-lungo periodo. Andrea, questo lo stavamo dicendo anche poco fa. Io volevo andare a vedere, così ti chiedo su questo Andrea, l'euro-dollaro, che cosa sta accadendo, Giacomo, dopo il comunicato? Naturalmente poi lo vedremo meglio quando Jerome Powell parlerà, perché oggi l'euro ha perso terreno nei confronti del dollaro. I mercati stanno in qualche modo valutando proprio le prospettive economiche che si fanno sempre più divergenti tra l'America e l'Europa. Adesso vediamo, Giacomo, perché non leggo più forte, ecco. La reazione, o meglio continua, si mantiene su quella che ha sostanzialmente scatenato alla pubblicazione del comunicato, quindi ora siamo a 1,1961, ribadisco che insomma già nel tardo pomeriggio eravamo a 1,189, adesso siamo a 1,1961, più 0,5%, quindi con l'euro che si rafforza sul dollaro, e adesso miglioriamo anche il grafico, siamo sostanzialmente risaliti a quei livelli che avevamo toccato tre sedute fa, dato che ieri e l'altro ieri tu giustamente dicevi che insomma l'euro si era particolarmente indebolito, esatto, nel cambio con il col biglietto verde. Ecco, proprio per le prospettive economiche diverse, Andrea, cosa ne pensi? Cosa potrebbe accadere all'euro-dollaro? Ma allora, quello che abbiamo visto è stato appunto una reazione prudente prima di questo comunicato un po' su tutto, quindi avevamo visto un ulteriore spike dei rendimenti che sul decennale americano avevano toccato 1,67 e un euro-dollaro in area 1,19. Quindi il mercato, questo era un segno di prudenza. Poi quello che stiamo vedendo adesso e viceversa è un segno di distensione, almeno temporanea, in cui l'euro-dollaro riprende, quindi una sorta di vendita di dollari. Quindi questa ricerca del porto sicuro del dollaro in questi minuti si sta allentando, e abbiamo visto un ridimensionamento della salita dei rendimenti americani, che sono comunque scesi immediatamente appunto in maniera abbastanza vistosa, perché eravamo a 1,67, adesso siamo a 1,6497, 1,6462, quindi comunque c'è stato questo ridimensionamento e una reazione positiva dei mercati azionari, in testa appunto il Nasdaq, che è l'indice più sensibile appunto ai tassi. Quindi direi che per ora la reazione è molto positiva. Poi secondo me anche questo il mercato si sta riposizionando in maniera intermedia, quindi sta prendendo fiato dopo
movimento che c'è stato nelle scorse ore, e secondo me aspetta appunto la conferenza per decidere se fare uno strappo in su. A quel punto sull'euro dollaro avrei sopra 1,20 il primo segnale positivo di conferma positiva giornaliera, oppure un sell off finale che secondo me non dovrebbe andare oltre 1,1680, 1,17. Ok. Intanto mi sono posizionato sull'oro perché a proposito di movimenti, ecco che le materie prime scattano verso l'alto, oro che fino a, insomma, per giorni è rimasto bloccato in area 1730, ecco che siamo a 1740, quindi ha messo in qualche modo la quarta, ci prova, più 0,7%, l'argento che era rimasto incagliato in area 26, ora 26,22, più 1,13, il rame soprattutto che è molto legato all'economia cinese scatta e guadagna quasi il 2%. 4,12 euro per libra, e poi anche il palladio che si riavvicina ai valori di ieri, 2570, più 2,8%. Andrea, se vuoi commentare questo, poi ti riproponiamo anche un cartello che abbiamo mostrato in apertura. No, questo dobbiamo ancora mostrarlo, quindi hai ragione, me l'ero tenuto qua, ce l'ho davanti io, hai ragione Giacomo. Allora facciamo così, vediamo il cartello numero uno dalla regia, hai ragione Giacomo, che sono i temi caldi che si attendono in conferenza stampa, ancor più possiamo valutarli adesso che abbiamo letto il comunicato. Così Andrea, ecco, li vediamo insieme, li leggiamo. Cerchiamo di metterli in ordine di priorità a tuo parere, quello che potrebbe risultare effettivamente più caldo, no? Attese per gli effetti degli stimoli fiscali del governo Biden, l'abbiamo già detto, e soprattutto effetti che arriveranno tra un po', quindi sicuramente le prime reazioni ci saranno da adesso in avanti, il quantitative easing, i timori per i rendimenti dei titoli di Stato e per l'inflazione, l'aggiornamento dei dati PIL su PIL e disoccupazione. Occupazione, la parola occupazione torna più volte anche in questo momento e in questo mese, insomma, della conferenza, ripresa del dollaro che abbiamo già analizzato con te. Quali metti in pole position come punti? Ma io metterei gli stimoli fiscali del governo Biden, secondo me sono determinanti, e il quantitative easing di conseguenza, nel senso che per quanto riguarda l'inflazione, abbiamo visto appunto un'inflazione che si attesta all'1,7% negli Stati Uniti, quindi non è lontanissima dal target della Fed. E la partita infatti che la Fed si sta giocando è anche proprio sull'occupazione, cioè c'è un dibattito in cui si discute se effettivamente questo miglioramento molto veloce nel corso dell'ultimo anno il calo della disoccupazione, quanto siano attendibili questi dati, cioè quindi quelli che, diciamo, che la Fed e la stessa Yellen comunque ha parlato anche di un livello di disoccupazione reale che probabilmente è più alto, e quindi questo dovrebbe aiutare, essere un motivo in più per la Fed di essere ancora accomodante, cioè c'è stata una ripresa dell'occupazione, però poi bisogna vedere quanto questi dati siano completamente affidabili e quanto invece non siano più, tra virgolette, volatili. Quindi il tema che le banche centrali si stanno giocando è questa ancora incertezza dei vaccini, quindi il messaggio di fatto è positivo e si vanno a cercare delle scuse che sono effettivamente plausibili, quindi l'incertezza sui vaccini oppure l'incertezza della ripresa e della diffusione della ripresa in tutti i settori per temporeggiare sul rialzo dei tassi. Quindi appunto il mercato in questo momento è ben intonato, proprio perché si capisce che i dati di fatto stanno migliorando, è una questione di tempo quella di risolvere il tema vaccinale. E quindi se la Fed, se le banche centrali saranno accomodanti, e in più ci saranno degli stimoli economici che non hanno quasi precedenti, perché abbiamo visto appunto i 1.900 miliardi approvati in marzo più i 900 miliardi a fine dicembre, quindi stiamo parlando di cifre che rappresentano il 15% del PIL americano, quindi abbiamo fortissime spinte di diverso tipo con la banca centrale accomodante, quindi questo è un contesto positivo. Poi ovviamente appunto è tutto così appeso alle decisioni sui tassi e a questo movimento dei bond che è più che salutare, normalissimo, però è stato, diciamo, agitato gli investitori perché è stato un pochino più veloce, soprattutto qualche settimana fa, di quello che probabilmente la maggior parte degli operatori si aspettava, con un rendimento del decennale che era passato, diciamo, da 0,90 di fine anno alla soglia di 1,70, quindi è percentualmente un movimento enorme. E quindi direi che non c'è che ascoltare Powell per capire quali saranno i toni e vedere poi ovviamente nelle prossime settimane l'evolversi della campagna vaccinale, che risulta secondo me uno dei driver principali per credere effettivamente in questa ripresa che vediamo già nelle borse.
Tanto stavo osservando anche il movimento del dollaro nel cambio con lo yen, siamo a ridosso di quota 109, che è una soglia psicologica importante perché cifra tonda, è anche rotto al ribasso, e questo è interessante perché lo yen in questo momento è tenuto molto debole dalla Bank of Japan, che ha anche aperto più volte a tassi interessi negativi. Però, Andrea, volevo chiederti una curiosità più che una domanda. Ti sorprende questa differenza così forte tra gestione della pandemia in America e gestione della pandemia in Europa? Perché in Europa sostanzialmente vige, non dico il caos, ma quasi, tra AstraZeneca e il processo di distribuzione dei vaccini prosegue a rilento, e la sospensione di AstraZeneca aumenterà inevitabilmente la velocità con cui verrà somministrato il vaccino, mentre in America invece c'è grande ordine nelle decisioni politiche da parte del governo, la Fed, che abbiamo visto insomma ha dato nuovi segnali che seguono in qualche modo grande allineamento tra Powell e Janet Yellen, e poi insomma quell'espressione che ha usato Biden qualche giorno fa: presto, entro il 4 luglio, vaccino nel braccio e soldi in tasca degli americani, e così il 4 luglio sarà l'Independence Day anche per quanto riguarda il Covid. Al di là delle uscite molto teatrali, quasi trampesche di Biden, torno alla domanda, ti sorprende questa differenza così forte purtroppo per noi della gestione tra UE e Stati Uniti? Sembra quasi che manchi proprio quella forte leadership che effettivamente servirebbe a fronte di un'emergenza così forte e duratura. Però i vaccini che sono americani, Giacomo. Diceva Alexandra che i vaccini sono americani, fa eccezione a AstraZeneca, che è anglo-svedese, però i vaccini, se sono americani, naturalmente rimangono la maggior parte in America. Certo. Queste sono le disposizioni di Biden. Biden ha detto che fornirà quelli in eccesso. Biden no? Speriamo che quelli in eccesso. Esatto. Bisogna aspettare. Appunto stavo dicendo, il problema è proprio quello che, al di là della velocità con cui la campagna vaccinale in America sta procedendo, però prima bisogna vaccinare tutti gli americani. Allora, al di là delle battute, insomma, Andrea, stavi dicendo. Domanda di Giacomo. Stavamo parlando proprio anche del modo in cui si porrà Jerome Powell, stiamo parlando anche del modo in cui si sta ponendo il presidente americano. Quindi è comunque, tra virgolette, marginale, ma è importante vedere come si parla, no? al popolo. Allora, Andrea, stavi dicendo. No, dicevo che appunto più che sorprendermi, mi affligge un po' la differenza, nel senso che la sorpresa in realtà non c'è, nel senso che vediamo un'America che di fatto, dopo uno smarrimento iniziale, è stata molto coordinata, e adesso secondo me lo è ancora di più, perché di fatto si è creato un tandem efficace tra Biden e Janet Yellen al tesoro, quindi un'attitudine da colomba anche al tesoro, quindi che non esita a erogare denaro che finisce direttamente nei conti dei contribuenti americani, dei cittadini americani. Sono stati abbastanza larghi anche nell'andare a considerare chi dargli o chi no, per cui hanno alzato soglie abbastanza alte per quanto riguarda appunto gli aiuti. Quindi di fatto in Europa il grosso problema è quello appunto della tempistica, che è molto lenta, è lenta sia nella politica sia nel discorso del recovery fund e degli aiuti che derivano dal recovery fund, e sia nell'erogazione dei vaccini e della campagna vaccinale. Per cui diciamo che, pur avendo un setup che è molto più stabile di prima, adesso ci si aspetta di vedere un cambio di marcia, perché diciamo che le figure politiche ci sono, c'è più coesione, tutto il tema di un anti-europeismo secondo me è abbastanza archiviato, e quindi a questo punto ci si augura di vedere un'accelerazione in Europa, perché effettivamente si sta creando una disparità di ritmo che è abbastanza sconsolante. Ecco, poi bisogna pensare positivamente, però stiamo vedendo un gap di azione enorme, sia sotto il profilo dei vaccini, sia sotto il profilo... Certo. Beh, peraltro un po' paradossale, tanto stiamo attendendo che arrivi Jerome Powell, quindi in realtà tra poco ci collegheremo in diretta con la conferenza stampa. Dicevo, è paradossale il fatto che, come giustamente dicevi tu, con il cambio di governo questo anti-europeismo sia stato un po' archiviato, ma in un momento in cui stanno emergendo ancora una volta, e lo vediamo, no, nei fatti, anche le pecche, i limiti della coesione europea,
sul fronte vaccini, insomma, si sta facendo un po' di acqua, non magari da tutte le parti, ma da qualche particella sì. Ecco, Andrea, no? Dicevo, quindi poi bisognerà fare anche i conti con quello che sta accadendo. Ma poi, ad esempio, perché Angela Merkel non ha fatto un discorso? Perché comunque il fatto che la Germania sospenda in via precauzionale e non perché ci sono effettivamente effetti reali AstraZeneca, perché non ha fatto una diretta televisiva o comunque ha fatto un messaggio in cui dice: vero, signori, siamo davanti a una situazione che è meglio ricontrollare un'altra volta, non c'è bisogno di creare alcun tipo di panico, facciamo ulteriori controlli perché 30 casi sospetti su 5 milioni di vaccini comunque vogliamo approfondire, anche se sono pochi, anche se sono pochissimi nell'ambito di una distribuzione, di una vaccinazione ampia, anche così pochi casi ci mette sul chi va là. Adesso sto ovviamente parafrasando, però una mossa di questo tipo poteva farlo. Ricordiamo che lei in autunno sparirà sostanzialmente dal panorama politico europeo, quindi poteva anche permettersi di fare questa uscita anche un po', diciamo, pericolosa, delicata, insomma, chi meglio di lei? Sì, è assolutamente vero. Del resto, ecco, l'altra faccia della medaglia è proprio il fatto che probabilmente lei vedrà già questo traguardo finale dopo una lunga marcia che ha fatto, una marcia molto stabile, che ha dato stabilità alla Germania, e quindi magari non va a prendere posizioni forti proprio, se vogliamo, in un finale di mandato. Tra l'altro adesso mentre stavamo parlando, ho visto che c'è un leggero ripresa del rialzo dei rendimenti sul Treasury decennale. Andiamo a vederlo. Intanto io comincio a dirti, Andrea, che se ti interrompo bruscamente perché Jerome Powell fa il suo ingresso in sala per la conferenza stampa. Andiamo a vedere però quello che stai segnalando tu con il nostro grafico. Prego, Andrea, te. Sì, stanno di nuovo, qui ogni basis point pesa come un macigno, nel senso che c'è questo massimo che è stato toccato nelle ultime ore, per cui secondo me, ecco, c'è da stare molto, molto, da seguire molto l'andamento di questi governativi, quindi sia il trentennale sia il decennale, dove a livello tecnico c'è un supporto molto importante del prezzo e una resistenza nel livello di rendimenti, per cui ecco, sono le classiche situazioni in cui si può creare della volatilità. Eccolo, grazie Andrea, prego, Jerome Powell, grazie. Buonasera, ben ritrovati alla nostra conferenza stampa. Vorrei partire dicendo che è un anno da quando la pandemia è arrivata, ha iniziato a impattare la nostra vita. I lavoratori nell'ambito della sanità hanno cercato di aiutare la nostra vita, vorrei ringraziarli personalmente. La pandemia è stata un grandissimo pericolo per la nostra economia, grazie anche al Congresso che ha lanciato questo pacchetto di aiuti fiscali per le famiglie, per i business e per la sanità, e come anche ai governi statali. Noi abbiamo lanciato tutta la nostra gamma di strumenti per assicurarci che ci sarà la stabilità finanziaria e economica, e per cercare di fare meno danni per l'economia. Siamo assolutamente certi e ci impegniamo di raggiungere il massimo impiego e stabilità dei prezzi. La caduta libera dell'economia è stata reale e globale. Bisogna dire che i peggior scenari sono stati evitati grazie alle nostre politiche, ma anche grazie al Congresso. La maggior parte delle persone sono riusciti a ritornare nel mercato del lavoro e altrettanti sono riusciti a preservare i propri posti di lavoro grazie alle azioni di politica. Noi siamo davvero contenti di tutto ciò che è accaduto. La Fed continuerà a fornire sostegno all'economia finché sarà necessario. Oggi la FOMC ha deciso di mantenere i tassi di interesse vicini allo zero e ha deciso di mantenere il nostro bond buying al 120 miliardi di dollari. Questo sicuramente impatterà la nostra politica e prestazione economica, ma noi ci impegneremo di sostenere l'economia e manterremo i tassi finché l'economia e l'occupazione non torna ai livelli pre-pandemici. Il corso del virus sarà la nostra guida principale. Da gennaio il numero di morti e
e persone in ospedale è diminuito significativamente, quindi ci stiamo dirigendo verso le condizioni di normalità in quest'anno, però continuiamo comunque a seguire tutte le misure di CDC e mantenere distanza tra noi. Purtroppo il recupero dell'economia rimane non uguale per tutti gli stati, però c'è stato un recupero economico che è iniziato alla fine dell'anno scorso, nonostante la maggior parte dei settori, come per esempio quello dei servizi, tuttora rimane in forte calo. C'è stato incremento però delle spese delle famiglie, ma ribadisco, il settore dei servizi rimane in forte difficoltà, come per esempio i viaggi e l'ospitalità. Gran parte dell'economia però, come per esempio il settore manifatturiero insieme al business, si è ripreso fortemente nell'ultimo trimestre. Tutto ciò che è accaduto dall'autunno scorso è stato davvero incredibile. Il recupero dell'economia è stato molto più veloce rispetto a ciò che ci aspettavamo. Queste sono le nostre previsioni. Le nostre revisioni sono state in rialzo, come potete vedere da questo grafico, grazie a questo outlook molto forte a causa della campagna vaccinale di successo per il momento. Per quanto concerne il mercato del lavoro, abbiamo visto anche lì un miglioramento netto, e l'occupazione è aumentata di 300.000 unità in febbraio e sono stati recuperati certi posti di lavoro che abbiamo perso a gennaio. Ciò nonostante, ci sono 3 milioni di persone che tuttora devono recuperare i propri posti di lavoro. Per l'economia, circa 9,8 milioni di persone rimangono senza lavoro e fuori dal mercato del lavoro. Quindi questa figura che stiamo vedendo come tasso di disoccupazione. Looking ahead, FOMC participants project the unemployment rate to continue to decline. The median projection is 4.5% at the end of this year and moves down to 3.5% by the end of 2023. The economic downturn has not fallen equally on all Americans, and those least able to shoulder the burden have been the hardest hit. In particular, the high level of joblessness has been especially severe for lower-wage workers in the service sector and for African Americans and Hispanics. The economic dislocation has upended many lives and created great uncertainty about the future. Overall inflation remains below our 2% longer-run objective. L'inflazione rimane sotto il nostro target del 2%. Nei prossimi 12 mesi ci sarà un incremento dell'inflazione rispetto alle letture di marzo-aprile dell'anno scorso. Sicuramente ci sarà una pressione inflazionistica al rialzo grazie alle riaperture economiche, che sicuramente avranno un impatto piuttosto significativo ma temporaneo. Ciò nonostante, questi incrementi dei prezzi sono solo di effetto transitorio, quindi le nostre proiezioni rimangono al 2,4% di quest'anno e un declino del 2% verso la fine del 2023. La risposta della Fed a questa crisi continua ad essere guidata con dei nostri obiettivi, e cioè massima occupazione e stabilità dei prezzi, soprattutto anche la stabilità del sistema finanziario. Il nostro statement e politica monetaria cerca di raggiungere l'obiettivo più importante, massima occupazione. La nostra abilità dipende dalle aspettative di inflazione vicina al 2%. Come il Comitato ha ribadito più volte durante il statement di oggi, se l'inflazione rimarrà sotto il 2%, per noi non sarà problema ad avere un'inflazione moderatamente sopra il 2% nel medio termine, ma il nostro obiettivo nel lungo termine rimane il 2%. Continueremo a fornire aiuti finché non raggiungeremo i nostri obiettivi inflazionistici. E siamo pronti a mantenere i Fed Funds allo 0,25% finché non raggiungeremo i nostri obiettivi sia di occupazione che l'inflazione.
anche se dovesse raggiungere poco sopra il 2% l'inflazione non sarà un problema per noi, se in maniera transitoria, che è un scenario che molto probabilmente accadrà quest'anno. Ulteriormente continueremo a mantenere i nostri acquisti titoli di Stato di 80 miliardi al mese e 40 miliardi di mortgage-backed securities al mese, finché non torniamo ai nostri obiettivi, e cioè massima occupazione e inflazione al 2%. Ci sono stati dei grandi aiuti da parte della Fed per la stabilità finanziaria, però l'economia è tuttora molto lontana dai nostri obiettivi di inflazione e potrebbe ci vuole un po' di tempo per raggiungere i nostri obiettivi. La nostra forward guidance per i Fed Funds insieme ai nostri balance sheet si assicurerà che la politica monetaria rimarrà molto accomodante, e la nostra guidance si basa sul nostro balance sheet, ma soprattutto sui dati che riceviamo ogni mese. Tutto sommato, il tasso di interesse e il balance sheet forniscono forte sostegno all'economia, e noi continueremo a farlo. Per concludere, capiamo che le nostre azioni hanno impatto sulle comunità, sui stati e i businesses nel nostro paese. Tutto ciò che facciamo è per aiutare il pubblico e per sostenere l'economia, assicurandoci che l'economia trascorrerà e andrà oltre questo difficile momento. Grazie, sono pronto per le vostre domande. Buonasera, una domanda da Reuters. Buonasera, può spiegarci come le vostre previsioni del 2021 sono cambiate per voi, soprattutto l'inflazione al 2,4%, l'avete definito transitoria? È l'ora di iniziare a parlare di tapering? No, non ancora. Beh, come lei ha sottolineato, abbiamo detto che continueremo il nostro bond buying al ritmo attuale finché non vedremo progressi, ma non delle nostre previsioni, ma dei nostri obiettivi. Quindi questa è la differenza per quanto concerne il nostro approccio. Vogliamo vedere che il mercato del lavoro si sta spostando lì dove vogliamo vederlo e che stia facendo dei progressi verso massima occupazione, ma soprattutto che l'inflazione vada verso l'obiettivo del 2%, è quello che voglio dire. Tutto ciò include tantissimi giudizi, ma saremo molto attenti a guardare avanti e leggere i dati che ci stanno arrivando. Ovvio che vogliamo vogliamo avvisarvi appena decidiamo di fare un possibile tapering, ovvero togliere i nostri aiuti. Quando avremo però i dati che ci fanno pensare, noi ve lo comunicheremo senza alcun dubbio. Se posso continuare con una seconda domanda, perché stiamo vedendo una differenza nel vostro dot plot? Boh, io non vedo tutto ciò, onestamente. Io sono contento di sentire le diverse prospettive del comitato. Abbiamo discusso tutte le cose, decidiamo sempre insieme, cerchiamo sempre una soluzione assieme, ed è importante l'integrità del comitato, e nessuno vuole assolutamente alzare i tassi in questo momento, ma quando l'outlook andrà a migliorare in maniera molto significativa, sicuramente, evidentemente, le nostre proiezioni andranno al rialzo, e quindi ci sarà il momento adatto per cambiare la nostra politica monetaria e andare verso un possibile tapering. E comunque il comitato non vuole assolutamente alzare i tassi di interesse, e ci basiamo sul data che stiamo vedendo, ma ci auguriamo che vedremo un progresso più importante sia per quanto riguarda l'inflazione sia per quanto riguarda il mercato del lavoro. Tutto ciò grazie anche alla campagna vaccinale, che per il momento sta andando bene, ma prima vediamo i dati che ci rassicurano. Allora, una domanda da Victoria. Buonasera. Le volevo chiedere una domanda per il leverage ratio. Questo mese
Qual è il vostro update sotto questo punto di vista? Secondo lei, nel lungo termine, il cosiddetto leverage ratio avrà un impatto sulla domanda e l'offerta, e quali potrebbero essere i cambiamenti a suo avviso? Victoria, avremo una cosa da annunciare nei prossimi giorni sotto questo punto di vista, e non voglio rispondere alla sua domanda adesso. Mi faccia un'altra domanda, perché non voglio rivelare ora. Certo, ok. Allora, vorrei chiederle, per quanto concerne la disoccupazione, il tasso della disoccupazione, le vostre proiezioni sono molto positive, soprattutto per il 2023. Guardando anche alla partecipazione del mercato del lavoro, vorreste dire qualcosa per quanto concerne le vostre proiezioni? Ci può spiegare di più? Sì, come abbiamo detto al nostro statement e tutto ciò che riguarda i nostri obiettivi nel lungo termine, non stiamo guardando solo una cosa, ovvero il tasso di disoccupazione, che sicuramente è uno degli indicatori più importanti. Stiamo guardando un grandissimo range di fattori come occupazione della popolazione, poi partecipazione al mercato, i diversi settori che stanno impiegando, i settori che stanno aprendo posti di lavoro. Quindi anche stiamo parlando anche per quanto concerne la disparità nei diversi settori. Parliamo di e guardiamo, osserviamo più cose. Ovvio che senza farlo le nostre proiezioni economiche non saranno mai pratiche e sufficienti. Cerchiamo di fare una statistica sufficiente, quindi se non include tantissimi fattori, ovvio che non sarà corretta. Non sto dicendo che bisogna proprio includere tutti i fattori, ma bisogna guardare più possibile una specie di summary che include la maggior parte degli indicatori che sono quelli più importanti per poter... Quindi non cerchiamo di allargare i nostri indicatori, quelli che abbiamo sono già abbastanza. Una domanda di Associated Press. Allora, volevo chiedere delle previsioni di tasso di interesse. Come stavo dicendo, per quanto concerne la disoccupazione del 2023, è davvero state proiettando un tasso di disoccupazione davvero basso. State vedendo però un rialzo dei tassi di interessi in questo periodo di tempo? State vedendo un'inflazione più alta rispetto a ciò che stiamo vedendo? Ci sono delle insufficienze per quanto concerne l'inflazione? Ovvio che voi avete un mandato duale, e come pensate di raggiungere i vostri obiettivi? La prima cosa da dire è che il SEP non è un comitato che si mette a parlare di proiezioni, e non è questa la nostra funzione di reazione come comitato. Stiamo ascoltando diverse persone, diversi settori, stiamo cercando di discutere con tutte le persone per capire cosa fare. Tutto ciò che voglio dire sotto questo punto di vista è che stiamo fornendo una guidance davvero chiara, e cioè il mercato del lavoro, massima occupazione, e come ho già menzionato, stiamo considerando un largo range di cose che stiamo considerando. Sicuramente il rialzo dell'inflazione sarà transitorio, ovviamente verso la fine del 2021. Sicuramente c'è un elemento di aspettative, però siamo determinati ad implementare questa guidance in una maniera molto robusta, e saremo davvero attenti ad implementare la nuova cornice e raggiungere questi standard grazie alla data che stiamo vedendo. Quindi quello che sta dicendo il comitato, e ve lo leggo, ci impegniamo di aiutare l'economia
le famiglie e i business finché questo sarà necessario. Non cambieremo la nostra politica di tassi di interesse finché non vedremo i nostri obiettivi di massima occupazione e massima inflazione e inflazione al 2% accadere. Quindi non stiamo guardando così lontano al futuro. Questo è come funziona il nostro comitato. Una domanda di Paul Kernan. C'è un po' di ambiguità per quanto concerne i vostri target di inflazione e le vostre aspettative. Credete che questa ambiguità potrebbe causare una tolleranza del mercato più bassa rispetto a ciò che ci siamo abituati e potrebbe esserci un cambio delle condizioni di mercato? E come abbiamo detto, vogliamo vedere l'inflazione moderatamente sopra il 2% per un bel po' di tempo. Abbiamo resistito alla tentazione di quantificare ciò. Parte di questo è, parlando di inflazione, è una cosa. Avere l'inflazione sopra il 2% è la vera cosa, che è una cosa completamente diversa. Quindi negli anni abbiamo parlato di inflazione vicino al 2%, il nostro obiettivo da raggiungere, ma abbiamo performato verso questo obiettivo e quindi vogliamo vederla al 2%. Io non voglio essere troppo specifico su ciò che significa questo perché è davvero complesso, ma credo che possiamo farlo. Sopra il 2% non ci preoccupa. Il cambio fondamentale della nostra cornice di politica monetaria è che non ci muoveremo basandoci soltanto alle previsioni, ma andremo anche a valutare la data che stiamo vedendo. Tutto ciò può accadere ora, al momento, rispetto alla data che stiamo vedendo. Una domanda da Matthew Bosler, da Bloomberg News. Si presume che gli Stati Uniti raggiungeranno immunità di gregge verso la fine di quest'anno e così cambiando il corso del virus. Però le vostre proiezioni stanno facendo vedere che la disoccupazione sarà peggio rispetto alle vostre stime. Secondo lei i politici dovrebbero fare meglio per quanto concerne l'immunità di gregge e i lavoratori? Per quanto riguarda l'immunità di gregge, io vorrei lasciare questa questione ai professionisti, non è una nostra responsabilità. Quindi questa discussione la lasciamo agli esperti. Noi ci focalizziamo sulle parti che possiamo controllare, e cioè sostegno all'economia e una guidance chiarissima. In caso di acquisti di titoli di Stato a livello attuale, finché non vediamo dei progressi molto più sostanziali, ci sarà una comunicazione molto chiara per se ci dovesse essere un possibile tapering da parte nostra. I tassi di interesse sono una cosa molto specifica e quindi noi siamo davvero, ci impegniamo davvero a raggiungere i nostri obiettivi. La strada è difficile perché ci sono queste nuove varianti che potrebbero sorprenderci. Non è finita la pandemia, ciò nonostante siamo sulla strada giusta, ma non siamo pronti. Quindi io non vorrei essere troppo ottimista. Prima finiamo il lavoro. Quindi così è come mi sento di risponderle. Se posso continuare, come state vedendo questa disconnessione tra l'apertura dell'economia e massima occupazione? Come vede questo fattore, visto che il virus sarà con noi nei prossimi anni? Avete considerato questo? Beh, ovvio, ci sarà distanziamento sociale,
per esempio negli spazi aperti dove ovviamente è necessario il contatto vicino con le altre persone, lì rimarranno i problemi. Evidentemente ci sono circa 10 milioni di persone che devono tornare ai propri posti di lavoro e quindi ci vorrà un po' di tempo finché li faremo ritornare, perché tutto ciò coinvolge, ci vuole riapertura di tutti i settori dell'economia per far tornare i lavoratori. È un processo molto complesso, molto lungo, però il tasso di disoccupazione che stiamo mostrando non è quello reale e ci vorrà un po' di tempo per vedere la disoccupazione a tornare ai livelli pre-pandemici, ma non solo, anche la partecipazione al mercato del lavoro. Se accade prima del previsto, noi siamo solo contenti, cerchiamo di darvi i numeri giusti e ci vorrà un po' di tempo. Una domanda da CNBC, Steve Lisman. Potrebbe fare un commento del rendimento del decennale? Potrebbe avere un impatto negativo sull'economia? Altri banchieri centrali si sono espressi chiaramente che sono preoccupati su tutto ciò che accade con i rendimenti, però lei non ha detto nulla. Come mai ci può dare una risposta, un orientamento su tutto ciò che accade con il mercato obbligazionario, in particolar modo il decennale, le piace, non le piace? Certo, stiamo monitorando un grande range di condizioni finanziarie e tutti gli sviluppi sul mercato. Siamo lontani dai nostri obiettivi ed è importante che le condizioni finanziarie rimangano accomodanti per sostenere i nostri obiettivi. E se guardiamo le condizioni finanziarie che stanno facendo vedere che sono fortemente accomodanti, e questo ci sembra appropriato. Vorrei aggiungere che sarei preoccupato se ci fosse un disordine per quanto concerne le condizioni finanziarie che ci potrebbe prevenire al raggiungere i nostri obiettivi. Crediamo che in questo momento la nostra politica monetaria è monetaria e continuiamo a sostenere sostegno, a fornire sostegno per l'economia, le famiglie e i business, e lo faremo finché il nostro lavoro non sia raggiunto. Potrebbe spiegarci se vorreste fare una operation twist, fa parte del vostro toolbox? Beh, gli strumenti che abbiamo sono gli strumenti che abbiamo. Ciò che vi sto dicendo è che la nostra politica monetaria è appropriata. Gli acquisti che stiamo facendo attualmente sono gli appropriati. E 80 miliardi in treasuries, 40 in mortgage-backed securities, crediamo che questa è la cosa giusta da fare. Ovvio che possiamo cambiare se diverse dimensioni cambino, ma per ora questa è la nostra politica. Una domanda di Rachel Siegel. Buongiorno e grazie per prendere la mia domanda. Lei ha detto che la pandemia è stata molto sproporzionata a livello di impatto soprattutto su alcune classi sociali, ovvero quelle più basse e gli afroamericani. Quali sono gli indicatori che state osservando? Come cambieranno i vaccini la situazione occupazionale anche per i diversi classi sociali? Stiamo monitorando e stiamo comunicando in maniera molto regolare per quanto concerne le disparità nel mercato del lavoro. Stiamo dicendo che il tasso di disoccupazione è altissimo e questo ci disturba. Stiamo guardando e li stiamo vedendo, cioè stiamo vedendo questo rallentamento della partecipazione al mercato del lavoro come una cosa molto preoccupante ai minimi storici dall'inizio della pandemia, però c'è stato anche un recupero significativo.
monitor those things. Our tools, of course, affect unemployment generally, but quindi stiamo monitorando tutte queste cose, i nostri strumenti sono adeguati per il momento, ma c'è questo rallentamento del mercato del lavoro e questo ribasso è stato un colpo forte nei confronti di diverse parti dell'economia, ma soprattutto i lavoratori meno pagati e i lavoratori nel comparto dei servizi, perché evidentemente sono stati quelli più colpiti. Abbiamo cercato di sostenere anche questa parte dell'economia perché evidentemente le persone sono in sofferenza. Continueremo a farlo finché non raggiungeremo i nostri obiettivi. Per quanto riguarda le vaccinazioni e la disparità nella vaccinazione, non è una cosa che dipende da noi, non c'entra con la Fed, non è una cosa a cui dobbiamo rispondere, però è vero che la data ci suggerisce che c'è una disparità nei diversi gruppi etnici, ma non è un problema che dobbiamo risolvere noi, lo lasciamo ai politici che sono stati eletti dal popolo. Hey Chirpal, thanks for taking our questions. I was wondering if you could talk a little bit about how you Grazie per prendere la mia domanda. Potrebbe parlarci per quanto concerne il sostegno fiscale, che impatto potrebbe avere nel lungo termine e soprattutto sul mercato del lavoro? Crede che grazie a questo pacchetto fiscale che ha lanciato Biden aiuterà il mercato del lavoro? Penso due cose. La politica fiscale ci ha aiutato tanto per prevenire questo ribasso dell'attività economica che abbiamo visto all'inizio. Il Congresso ha fatto un tremendo lavoro a partire dal CARES Act, che accelererà la piena occupazione e farà la grande differenza nelle vite delle persone. Come stavo dicendo anche al nostro comunicato stampa, il recupero dell'economia è stato più veloce rispetto a ciò che ci aspettavamo, grazie anche alla campagna vaccinale, ma soprattutto per la risposta fiscale, e credo che ci sarà un rafforzamento negli anni. Nel lungo termine, per veramente poter capire, c'è la prima parte che ho detto è stata per prevenire le cicatrici dopo la pandemia, e sono i politici che hanno cercato di rispondere in maniera adeguata. Nel lungo termine ci vorrà miglioramento per quanto concerne la produttività pro capita, perché le persone dovranno migliorare le proprie capacità, visto che il nostro modo di lavorare cambierà tantissimo. E quindi bisogna sostenere un'economia più produttiva, e questo è stato il focus principale delle nostre misure. Tutto ciò che sta facendo il Congresso è che ha cercato di sostenere le persone che sono senza lavoro, senza income, e nel lungo termine dovrebbe esserci un'economia più salutaria. Una domanda da James Puliri. Grazie Jay Powell. Vorrei fare una domanda per quanto concerne l'Eurozona. L'outlook degli States è in forte miglioramento, ma quello dell'Eurozona invece non mostra lo stesso ottimismo, grazie ai lockdown che continuano e le restrizioni e la lenta campagna vaccinale. Quale commento si sente di fare sulla divergenza, la discrepanza tra gli Stati Uniti e l'Europa? Potrebbe avere un impatto negativo sull'economia americana, vista l'impatto della crisi economica, la prima crisi economica? Sì, ha ragione, c'è una divergenza importante per quanto concerne il recupero, ed è stato importante questa divergenza nell'ultima crisi finanziaria. Gli Stati Uniti stanno guidando il recupero economico globale. Noi cerchiamo di condurre delle politiche, il nostro focus è sugli Stati Uniti e i nostri obiettivi sono domestici, non internazionali.
ovviamente stiamo monitorando tutto ciò che accade all'estero, per carità, perché potrebbero impattare le nostre politiche e la nostra economia. Ma ciò che gli Stati Uniti sta cercando di fare è un miglioramento dell'economia, che però avrà un impatto molto positivo sull'economia globale, non solo sugli Stati Uniti, perché aumenteranno le importazioni, perché ci sarà un'economia più forte che sosterrà l'attività globale. Io non mi preoccupo del breve termine. Beh, ovvio che vorrei vedere l'Europa migliorare con una campagna vaccinale più forte e meno restrizioni, ma non mi preoccupo di noi nel medio termine, perché abbiamo un sostegno fiscale troppo forte, campagna vaccinale molto veloce e efficiente, casi Covid al ribasso, quindi siamo sulla strada giusta, ma abbiamo bisogno di vedere anche altri dati macroeconomici ancora migliori rispetto a questi, per essere più ottimisti. Hi, thanks so much for taking our questions. I wanted to ask if the Fed is planning on extending the same restrictions on. Buongiorno e grazie per prendere la mia domanda. Volevo chiedere la vostra posizione sui dividendi delle banche. Volete darle possibilità di distribuire i dividendi? Siete preoccupati sotto questo punto di vista, e che cosa suggeriscono i stress test? Non abbiamo preso decisione per quanto concerne i dividendi, e fra qualche settimana avremo la possibilità di annunciare la nostra decisione, ma ciò che mi sento di dire è che continueremo con il nostro approccio data driven, ovvero guardando i dati. I buybacks sono permessi in questo momento. Nel 2020 le banche hanno incrementato il loro livello di capitale e il stress test di dicembre ci ha fatto vedere che le banche sono molto forti e possono resistere a recessioni ipotetiche. Ma siamo nel processo dei stress test del 2021, quindi riusciremo sicuramente a fornirvi più dati nelle prossime settimane, con un tasso di disoccupazione dell'11% nel 2020 e ovviamente il mercato in sell-off ci ha fatto vedere che comunque le banche sono molto solide, e vi porteremo aggiornamenti molto presto, come ho già detto. Una domanda da Edward Lords. Nel 2020 lei ha detto che non pensate proprio di rialzo dei tassi di interesse, però vedo alcuni membri del comitato che la pensano diversamente da lei. Potrebbe accadere prima delle vostre segnalazioni? Beh, abbiamo impostato un criterio molto chiaro per aumentare i tassi di interesse, e mi ripeto, massima occupazione, stabilità dei prezzi, inflazione al 2% e non solo su base transitoria, ma stabile, ma o moderatamente sopra il 2%. Queste sono le tre condizioni e il comitato è d'accordo su queste tre condizioni. Quindi ciò che bisogna vedere è quali saranno le nostre proiezioni dell'economia. Se le persone hanno un grande range di valutazioni su come sarà l'economia, non siamo in una situazione di relativa incertezza, e le persone in comitato stanno dicendo che le incertezze che riguardano le nostre previsioni sono davvero incerte, perché non abbiamo mai avuto nella nostra vita una pandemia simile a questa o un sostegno fiscale come quello che abbiamo visto nell'ultimo anno. Tutto dipende da come si sposterà l'inflazione, ma soprattutto come si comporterà il mercato del lavoro. E ora non è francamente il momento di fermare il nostro aiuto e fermare le nostre politiche monetarie. Ovvio che è un strumento per far vedere al pubblico come funziona la nostra politica monetaria, come stiamo prendendo le nostre decisioni. Noi ovvio che non prenderemo questa decisione per un bel po' di tempo, perché l'economia non è dove vogliamo vederla,
e non è dove crediamo che la vedremo. Per quanto riguarda il dot plots, non sono proiezioni del comitato, è semplicemente un semplicemente proiezioni di queste persone che giustamente la pensano diversamente. Mi riferisco sempre ai membri del comitato, ma tutto ciò, tutte le decisioni che prendiamo dipende dall'outlook economico, in questo momento estremamente incerto. Una domanda da Brian John. Può spiegarci meglio il suo commento sulla politica fiscale? Quindi c'è ancora spazio per ulteriori aiuti fiscali da parte del Congresso? È stato appena approvato un pacchetto da 1.900 miliardi. Sarà abbastanza per rimettere il Paese ai livelli prepandemici? Senta, non è il nostro lavoro. È il Congresso, i politici che sono stati scelti dal popolo che decidono che aiuti lanciare e che aiuti usare. L'unica cosa che sto dicendo è che questo pacchetto sta aiutando sia il mercato del lavoro sia la produttività, alla capacità produttiva del Paese e aumentando la produttività di questo Paese, che è la cosa forse più importante. Una di queste cose sono gli investimenti, l'istruzione, lo sviluppo dei skills dei lavoratori, ma non è il nostro lavoro, è il lavoro del Congresso a decidere che somme lanciare, che somme fornire alla politica, e sta a loro ad aiutare i punti deboli dove la politica monetaria non può raggiungere. Io non stavo facendo alcun commento al pacchetto fiscale, quindi non dica cose non vere. Vorrei un update per quanto riguarda la stabilità finanziaria, quali sono i rischi e se state vedendo eccesso per quanto concerne i mercati finanziari, soprattutto alcune aree di mercato che potrebbero disturbarvi e avere impatto sull'economia. Come ben sapete, la stabilità finanziaria per noi è una cornice, non è una cosa, non è un mercato particolare, è una cornice che stiamo monitorando e stiamo coprendo annualmente e trimestralmente. Ci sono quattro vulnerabilità: la valutazione del mercato, il debito delle famiglie e dei business, i rischi di funding. E quindi se guardiamo la valutazione degli asset, possiamo dire che alcune valutazioni sono a livelli massimi nella nostra storia e credo che questo sia chiaro. Per quanto concerne famiglie, business e imprese, sono in un'ottima forma. Guardate per esempio il mercato immobiliare, è ai massimi dalla crisi finanziaria. Ovvio che alcune persone hanno perso i propri posti di lavoro, ma nello stesso tempo anche hanno ricevuto degli aiuti piuttosto significativi. Per quanto concerne il debito altissimo, c'è stato anche un ribasso dei ricavi e il livello di rifinanziamento molto importanti, quindi nulla di questi indicatori ci preoccupa per il momento. Per quanto riguarda il funding, ci sono stati dei stress piuttosto importanti, ma all'inizio della pandemia poi abbiamo visto che ci sono state delle chiusure delle nostre facilities, perché poi c'è stato un miglioramento piuttosto significativo, perché il momento critico è già nel passato. Ci sono alcuni aspetti del mercato del debito nel breve termine, quindi è una priorità per noi. Dobbiamo andarci, tornare e vedere bene come si sta comportando tutto ciò, questo mercato, soprattutto nel breve termine, e cercare di migliorare questi punti di vista.
Questo è uno sguardo dettagliato, se posso chiamarlo così. Una domanda da Michael McKee. Ci può aiutare a capire una cosa per quanto concerne le vostre proiezioni? Avete detto che l'inflazione sarà transitoria quest'anno, ma nel 2023 vi state aspettando un raggiungimento del vostro target. Ma scusate, allora, se raggiungete il 2% della vostra dei vostri obiettivi, che cosa cambierà per quanto concerne invece il dot plot? Non andrei a parlare troppo del dot plot. È una combinazione delle proiezioni di ciascuno dei membri che faranno diverse valutazioni e diverse previsioni, soprattutto per quanto concerne l'economia. Alcuni sono più ottimisti, altri di meno. Alcuni di loro non includono nemmeno la massima occupazione, anzi credono che ci sarà questo livello di disoccupazione nel medio-lungo termine. Quindi l'unica cosa che volevo dire è che la nostra guidance è molto chiara, e il messaggio che voglio mandare alle persone è che la nostra guidance è chiarissima. Condizioni del mercato del lavoro insieme alla massima occupazione, e non è solo la disoccupazione ma tutti gli altri indicatori. L'inflazione al 2% e non su base transitoria. Questi sono i criteri e ci siamo impegnati a raggiungerli e fornire soprattutto una guidance molto chiara, e questo è il messaggio che vogliamo mandare. E aspetteremo finché queste cose non accadano e questi obiettivi non siano raggiunti. Ci sono troppe incertezze, quindi non vorrei focalizzarmi sul timing per quanto concerne l'incremento dei tassi di interesse. Va bene, ma semplicemente mi chiedo che prima del 2019 lei diceva che i tassi di interesse sono troppo bassi. Lei sta dicendo ora che invece le vanno bene in questo momento finché non raggiunge i propri obiettivi, massima occupazione e inflazione. Sì, è quello che sto dicendo. Siamo determinati di sostenere l'economia, mantenere i tassi così come sono, finché non vedremo stabilità dei prezzi e massima occupazione. Ci saranno queste condizioni di politica monetaria finché non saremo contenti dal data che stiamo vedendo. Soprattutto continueremo anche a sostenere la stabilità del sistema finanziario globale. E questa è la risposta alla domanda che mi sta facendo. Vorrei anche sottolineare che durante l'espansione più grande americana, nella storia americana, ricordo che i tassi di interesse erano ai minimi storici, al 2,4% circa. Quindi non abbiamo un debito ai massimi storici o bolle negli asset prices, e soprattutto non abbiamo visto un bubble, una bolla nel mercato immobiliare. Non sono successe queste cose nonostante i tassi bassi di interesse, e la connessione tra tassi bassi e instabilità finanziaria non è così stretta come le persone la pensano. Quindi attenzione, noi non lo stiamo ignorando, c'è una connessione, però non è così stretta e non è così chiara, e stiamo monitorando le condizioni finanziarie in una maniera molto larga e generale, soprattutto rispetto alla crisi finanziaria precedente. Cerchiamo di rafforzare tutte le istituzioni finanziarie, cercando di renderli più resilienti.
ma non solo le istituzioni bancarie, ma anche i mercati e le istituzioni non finanziarie. La politica monetaria dovrebbe essere, secondo me, un aiuto per poter raggiungere i nostri obiettivi macroeconomici e un aiuto per rafforzare il sistema finanziario. Queste che abbiamo visto nel 2008, 2009 e 2010, invece adesso stiamo vedendo dei miglioramenti piuttosto significativi in un lasso di tempo molto breve. Una domanda da CNN. Ci può parlare della disoccupazione a causa della pandemia e rialzo dell'inflazione? Mi scusi, può ripetere la domanda? Mi sente adesso? Ci può spiegare della relazione? Ci può parlare della disoccupazione a causa della pandemia e soprattutto come state monitorando questo aspetto? Quindi lei mi sta chiedendo la relazione tra disoccupazione e inflazione? Sì, esattamente, è quello che sto chiedendo. Allora, spero di averla sentito bene. Allora, due cose da dire. Ci sono stati tempi in cui c'è stata una forte connessione tra disoccupazione e inflazione. Abbiamo avuto occupazione bassa nel 2018 e 2019, però non abbiamo avuto alcun problema con l'inflazione. Abbiamo avuto l'inflazione al 3,5%, per esempio, e quindi non c'è stata alcuna relazione, o almeno non una relazione stretta. Non abbiamo visto l'inflazione al rialzo, ma c'è una relazione tra l'inflazione sui stipendi e la disoccupazione, ma non è ma ciò che accade è che quando gli stipendi aumentano, ma l'inflazione è bassa, le aziende hanno aumentato i loro margini e questo è un feature dell'ultimo ciclo per quanto concerne i comportamenti dell'economia. Noi cerchiamo di raggiungere alti livelli di occupazione e bassi livelli di disoccupazione, questo è il nostro mandato. Però non ci preoccupiamo troppo dell'inflazione, onestamente, lo ripeto nuovamente. Una domanda da Greg Robb. Io capisco tutto quello che lei dice per quanto concerne il dot plot e il messaggio che sta cercando di inviare, ma per quanto riguarda il taper tantrum ci vorrà ancora tempo per i fondamentali, ma soprattutto per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Cosa vuol dire un po' di tempo? Io sto parlando di un progresso sostanziale nel futuro. Se torniamo a novembre, dicembre e gennaio, abbiamo visto progresso sul mercato del lavoro, che il progresso sul mercato del lavoro è stato fortemente in pausa. Ma dopo questi mesi e prima di questi mesi ci sono stati dei progressi piuttosto importanti, quindi i progressi non sono uguali nei mesi. A febbraio abbiamo visto un rialzo molto carino, più di 200.000 persone nel settore privato, però potrebbe aumentare ben oltre questi livelli e a noi farebbe solo piacere. Quindi questa è la differenza tra progresso e progresso sostanziale. Le nostre aspettative sono che vedremo creazione di posti di lavoro piuttosto forti, ovvio non come ai livelli prepandemici, ma ciò nonostante forte. Tutto ciò che sto dicendo è che per raggiungere progresso sostanziale da dove siamo, dopo tre mesi di bassi progressi, ci vorrà tempo, quindi non vogliamo andare e provare a mettere un punto sul calendario, perché non è una questione di calendario. Noi
il nostro approccio è data dependent, e cioè seguire i dati. Ovvio che se vediamo i dati cambiare, noi ve lo comunicheremo. Se vi ricordate, durante la crisi finanziaria precedente, abbiamo detto che il quantitative easing, il test era di nuovo il mercato del lavoro, il miglioramento del mercato del lavoro. Che cosa vuol dire sostanziale miglioramento del mercato del lavoro? Ve lo abbiamo comunicato in maniera molto chiara. Quindi, ripeto, un sostanziale progresso verso i nostri obiettivi. Finché non vediamo un segnale chiaro che questo accade, vuol dire che non ci siamo ancora. Ma appena lo vedremo, vi daremo il segnale giusto. Ok, ragazzi, ci siamo. Quindi incominciamo a iniziare con il tapering. Quindi non c'è una grande differenza dal terzo trimestre dell'anno scorso. Quindi una lezione che ho imparato è comunicare in maniera molto attenta per non creare confusione. In questo caso credo che la nostra guidance si basa sulla data, e tutto ciò che decideremo dipenderà dai progressi economici. Una domanda di LA Times. As you know, households are sitting on a lot of excess savings. Come ben sa, le famiglie usano i propri risparmi. Quanto impatto avrà sull'inflazione questo fatto? Siete preoccupati? Tutti che stanno prevedendo, tutto ciò che stiamo guardando sono i risparmi, la quantità dei risparmi. E la data, abbiamo un'ottima data sotto questo punto di vista, stiamo guardando anche dei transfers, dei pagamenti del governo verso i disoccupati, stiamo cercando di valutare se ci sarà questa tendenza di spendere questi soldi, e da questo possiamo sviluppare delle valutazioni o delle stime sulla crescita, sull'occupazione e, come ultimo punto di vista, sull'inflazione. Quindi, guardando storicamente, siamo sempre stati molto trasparenti, ed è una cosa che abbiamo sempre fatto. Abbiamo fatto delle assunzioni molto conservative, stiamo seguendo ogni passo da questo processo, ed è cosa che ho detto proprio prima. Molto probabilmente ci sarà un rialzo dell'inflazione, però sarà transitorio. Ma perché abbiamo avuto dei numeri di inflazione piuttosto bassi anche a marzo ed aprile dell'anno scorso. Passato questo momento e dopo le aperture dell'economia, le persone incominceranno a spendere di più. Questo è normale, andrete a cena qualche volta in settimana, tante persone vorranno uscire, è una cosa normale. Ora non si va né sui ristoranti, né in teatro, né al cinema. Quindi questa parte dell'economia non funziona, ma quando questo accadrà le persone incominceranno a spendere. Quindi non ci saranno acquisti solo nel comparto dei beni, ma su tutti i settori economici, e quindi naturalmente è normale che ci sarà un modesto incremento dell'inflazione, ma non sono cose permanenti, sono la parte dell'offerta americana è molto dinamica. Le persone vanno ai ristoranti, speriamo che le compagnie aeree continueranno, incominceranno di nuovo a volare tanto come prima. Quindi, come possiamo dire, guardate, ci sono tutti questi indicatori che bisogna far ritornare in moto per poter vedere l'inflazione lì dove vogliamo vederla, ma comunque non è adesso il momento, non siamo preoccupati perché tuttora i livelli sono ben sotto le nostre stime, ma soprattutto ben sotto i nostri obiettivi. Tutto ciò cambierà quando ci saranno le aperture e tutti i settori, ma inflazione al 2% è la chiave di tutto.
è un'inflazione al 2%, è l'abilità che ci permette di sostenere l'economia, aumentare la produttività, e se questo dovesse accadere, vedere questa inflazione al 2%, noi cambieremo le nostre politiche monetarie senza alcun dubbio. Quindi se guardiamo tutti questi indicatori che ho appena elencato, questo viene insieme alla nostra valutazione, ci sono diverse possibilità, potrebbero essere anche cambiamenti come fattori esogeni, se vogliamo includere anche la politica fiscale, ma lo scenario più probabile è vedere inflazione poco sopra il 2% grazie all'apertura dell'economia, e noi, quando questo avverrà, noi ci adatteremo. Ultima domanda a Scott Gorsley. La mia domanda riguarda la catena di fornitura. C'è un miglioramento o peggioramento, soprattutto per quanto concerne il dato della produzione industriale? Ieri abbiamo visto un dato leggermente deludente. Guardi, non è possibile rispondere a questa domanda. Sì, è possibile, però potrebbe esserci anche un miglioramento, ma potrebbe anche non esserci. Vedremo nel tempo con la data che ci sta entrando, ma ciò che crederemo è che vedremo della data molto positiva, anche perché i pagamenti del governo sono già partiti e quindi ci sarà una possibilità di spesa più ampia per i cittadini. I casi Covid stanno rallentando, quindi ci stanno arrivando dei dati piuttosto positivi, ma non è che la catena della fornitura non è riuscita ad adattarsi nelle condizioni che abbiamo visto fino a questo punto, ma potrebbe anche non esserci pressione. Abbiamo visto che le persone sono riluttanti a spendere, e nonostante che la Phillips curve degli stipendi è al ribasso, ma anche se ci fosse un rialzo e un incremento dei prezzi, non ci sarà un problema, ma queste sono le mie posizioni. Grazie mille. Eccoci ancora in studio, grazie Alexandra Giorgeva, insomma, che ha seguito insieme a noi, insieme a voi, la conferenza stampa di Jerome Powell. Andiamo a ribadire i punti fondamentali, poi vediamo anche con Giacomo la reazione dei mercati. Già leggiamo che cosa è accaduto, in sovrimpressione lo leggete, il Nasdaq su e il dollaro giù dopo che la Fed ha alzato le stime su PIL e inflazione. L'ha ribadito più volte che l'inflazione non preoccupa, questa è un po' la domanda da cui siamo partiti, insomma la Fed è stata molto chiara e soprattutto Jerome Powell è tornato su questo punto anche a fronte di varie domande chiaramente che ruotavano intorno al tema dell'inflazione. Tassi fermi, inflazione al 2,4%, quindi le stime al rialzo 2,4% dall'1,8%, però dovrebbe rientrare all'obiettivo del 2% negli anni successivi. Forte revisione al rialzo delle stime di crescita, acquisto di titoli confermati in 120 miliardi al mese, dei quali 80 destinati ai T-bond. Nessun cambiamento di rotta, quindi fondamentalmente rispetto a quelle che sono le decisioni di politica monetaria della Fed, è stato evidenziato ancora un rallentamento dell'attività a causa del Covid, soprattutto per alcuni settori che rimangono deboli. Si è parlato molto di lavoro e nonostante l'ottimismo rispetto alla campagna vaccinale, anche questo è un punto che abbiamo messo sul tavolo subito in apertura di questa trasmissione prima di sentire le parole di Jerome Powell, quindi ottimismo nei confronti della campagna vaccinale, ma con restrizioni che rimarranno ancora a causa della pandemia, soprattutto sui luoghi di lavoro, quindi tante persone dovranno rientrare, ma chiaramente con tutte le cautele del caso. Tasso di disoccupazione a proposito di lavoro al ribasso 4,5%, partivamo da una stima del 5,4%, l'inflazione l'abbiamo già detto, l'orientamento della politica monetaria resta accomodante, come abbiamo detto, quindi non c'è stata nessuna
nessun cambiamento di rotta. La ripresa prenderà slancio, non è il tempo di parlare di tapering. Anche su questo punto è tornato, peraltro, domande mirate sono state fatte a proposito. E poi è stato fatto un po' un excursus di quello che è stato l'anno di pandemia, una pandemia mai vista, però il sostegno fiscale è sempre stato massiccio e noi non abbiamo intenzione, ha detto Jerome Powell, di allentare la presa. È stata fatta anche una domanda sull'Europa, già con i nostri ospiti precedentemente abbiamo messo in relazione la diversità di crescita, ma soprattutto le previsioni economiche divergenti tra quello che è l'America e quella che è invece l'Europa, proprio a causa della campagna vaccinale che procede a ritmo diversissimo. Però insomma la domanda era mirata se a causa del rallentamento ancora evidente dell'economia europea anche l'America potesse o potrà insomma in qualche modo manifestare dei segnali a riguardo, ma insomma anche su questo punto Jerome Powell ci è sembrato che non abbia manifestato molta preoccupazione. E poi i tassi rimarranno così finché non ci sarà stabilità dei prezzi e massima occupazione. E poi è stata fatta anche una relazione tra la disoccupazione e l'inflazione. Insomma, questi mi sembrano i punti focali. Giacomo, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa e andiamo a vedere la reazione dei mercati dopo la conferenza. Allora, io direi 19:36, questo è l'orario esatto in cui Powell ha cominciato a parlare di inflazione al 2,4%, è una revisione al rialzo piuttosto importante, si partiva dall'1,8%, se ricordate che in grafico abbiamo messo probabilmente l'inflazione cambierà di uno 0,1% massimo, questo racchiudendo le stime dei vari analisti, e invece no, 2,4%, la reazione sul mercato, eccola qui, euro-dollaro che sfonda quella resistenza nei primi minuti successivi alla pubblicazione del comunicato stampa per andare verso quasi 1,20, in realtà è arrivato a 1,19,85, poi ha consolidato ed è rimasto più o meno in area 1,19,78. Lo stesso orario, 19:36, lo andiamo a vedere anche sul Nasdaq, che come avete visto ha rotto i 13.300, eccolo qua, che abbiamo segnato con la linea verde, il grafico è sempre a 5 minuti, linea gialla, non verde, scusate. Da qui 19:36, eccolo qua, lo segniamo anche con una bella freccia, così è ancora chiaro, 19:36, boom, verso l'alto, il Nasdaq fino ai 13.600, che se andiamo a vedere nel grafico daily, semplicemente andiamo anche a migliorarlo, eccolo qua, i 13.600 sostanzialmente sono, adesso togliamo anche la freccia che abbiamo posizionato poco fa, ecco, i 13.600 sono qui, e quindi la resistenza a cui stiamo assistendo proprio in queste sedute. Il Dow Jones ha sfondato quota 33.000, che sostanzialmente era stato un po' il tappo fino a questo momento per quanto riguarda l'indice della Old Economy, e questi sono sostanzialmente i movimenti principali. Poi vediamo anche il resto, ad esempio l'oro che insomma ha rimbalzato, però oltre alle 19:36 orario chiave, io segnerei il tapering, quando gli è stato chiesto ma quindi allentiamo il tapering. Che cos'è il tapering? È sostanzialmente la riduzione delle misure straordinarie di politica monetaria che sono tuttora in corso. Poi se ci fai caso, in molti hanno chiesto, esatto, ma il piano Biden come la vede? Lui è rimasto abbottonato, però in qualche modo ha risposto attraverso le loro stime, e cioè disoccupazione al ribasso, eravamo al 5, siamo scesi al 4,5% per quanto riguarda il 2021, e nel 2022 si va al 3,9 dal 4,5, ma soprattutto io direi il PIL, perché il prodotto interno lordo dal 4,2 di dicembre siamo passati come stima al 6,5%, quindi è la classica fiammata dopo una politica espansiva dal punto di vista fiscale piuttosto importante. Poi però che cosa succede? Succede che l'anno successivo torna al 3,3%, quindi quasi si dimezza. Che cosa vuol dire? Che il piano Biden è forte nell'immediato, ma non consente di mantenere quella forza anche negli anni successivi. Quindi sostanzialmente l'andamento dell'economia tornerà a immettersi insomma in quel canale in cui più o meno la Fed vede l'economia andare sì verso l'alto, ma in maniera più lenta rispetto all'impatto immediato del piano Biden. Scusa Giacomo, solo sulla politica mi sembra curioso magari far notare, non so se è una cosa che ho notato solo io, come appunto è vero Powell ha risposto comunque a modo suo alle domande che avevano a che fare anche con il piano di stimoli di sostegno all'economia americana da parte della politica, però ha preso un po' di distanza, cosa che invece
diciamo, questa distanza tra politica e la banca centrale statunitense si era un po' ristretta nell'ultima parte del mandato di Trump, no? Dove Powell naturalmente aveva cominciato a fare molti più appelli proprio al presidente americano, all'ex presidente americano, in virtù di aiuti che dovessero accelerare il loro corso. Insomma, invece in questo momento sembra, e quindi uso il condizionale perché non ha risposto chiaramente in modo effettivo a questa domanda, non gli è neanche stata posta, ma insomma sembra quasi anche più confident rispetto a quello che l'amministrazione nuova americana potrà fare a proposito dell'economia reale. Ecco, questa differenza, insomma, di presa di posizione del numero uno della Fed, a mio parere, è emersa. Sai che cosa, qual è un'altra domanda a cui Powell non ha risposto? Quella sul decennale, quella sul rialzo dei rendimenti del decennale. Infatti c'era Alexandra che ha tradotto alla domanda: perché non dice nulla sul decennale? Powell ha detto: certo, proprio l'hai messa giù così. Poi però ha risposto dicendo: vi garantiamo che la nostra politica continua a essere quella, no, quella che serve. Quindi sostanzialmente sì, non ha risposto sul decennale. Diciamo che tende sempre, infatti il giornalista è stato molto duro, Steve Lisman si chiama, lo è sempre stato nei confronti di Powell, e giustamente ha fatto notare: ma la BCE e tutte le altre banche centrali hanno chiaramente detto non ci piace ciò che stiamo vedendo per quanto concerne i rendimenti, lei che cosa dice? Lui ha detto sì, sure, rispondo, però non ha risposto, ha riletto, spesso lo fa comunque, certo, a rileggere il comunicato stampa, e cioè ribadire gli obiettivi della Fed, ma comunque a quanto pare non li preoccupa questo rialzo dei rendimenti. No. Ecco, la Fed è l'unica banca che non si è preoccupata di questo. Vero, l'ha ribadito anche più volte peraltro, quindi evidentemente è un esatto, concetto così. E a proposito del tasso, chiudo, del tasso che sembra... Tassi di interesse. Dei tassi di interesse, esatto, sempre loro. E del rendimento, insomma, citiamo anche i dot plots, nel senso che mentre prima era 1 su 17 che prevedeva un movimento al rialzo per il 2022, adesso sono 4, ovviamente certo, continua a essere un cambiamento minimo, però il cambiamento c'è. Però lui ha detto: io sono contento di cogliere tutte le prospettive al comitato, quindi lui dice: siamo persone diverse, ci basiamo sui dati diversi, perché giustamente ciascun membro del comitato è responsabile di una diversa banca, diverso stato, che ha diversi dati, è stato colpito in maniera diversa dalla pandemia, quindi lui dice: io colgo tutte le considerazioni, ma per il momento non prospettiamo un rialzo dei tassi di interesse, almeno che non vediamo tutti i dati che ci interessano, e cioè stabilità dei prezzi, inflazione e mercato del lavoro ai livelli pre-pandemici, allora incominciamo con il cosiddetto tapering. Esatto, peraltro ha anche precisato rispetto al clima, no, che c'è nel board, ha detto: noi lavoriamo, siamo tutti diversi, abbiamo dati diversi, però ovviamente lavoriamo insieme e siamo d'accordo su quello che poi emerge. Ti faccio questa domanda, Alexandra, tu traduci in diretta mentre Jerome Powell parla, no? Tu sei molto brava anche a riportare il suo stato d'animo, secondo me, quando sorride, quando è scocciato. Come l'hai sentito, però, tu che l'avevi proprio in cuffia? No, allora io l'ho sentito molto infastidito da alcune domande e dubbi da parte dei giornalisti, sia per quanto concerne l'inflazione, perché lui ha cercato di ribadire più volte che questa inflazione al 2,4% verso la fine del 2021 è una cosa transitoria, quindi ha cercato di ribadire più volte, siccome gli è stato chiesto più volte il discorso inflazionistico, ha cercato di dire che non sono preoccupati, anzi ha detto: vogliamo vedere l'inflazione al 2%, sono anni, è da marzo, aprile dell'anno scorso che l'inflazione è ben sotto il nostro target. Poi ovviamente è stato infastidito soprattutto dalla domanda per quanto concerne una valutazione delle politiche fiscali e ovviamente sulle domande che riguardano i rendimenti dei titoli sovrani. Queste sono le cose che ha cercato di evitare, mandando un messaggio chiaro: per ora questa è la nostra politica e non cambierà finché non vedremo tutti i dati così, esatto, come li vogliamo vedere. Siamo quasi in chiusura, però poi volevo intanto salutare e ringraziare gli amici che ci hanno scritti. C'è Mario che ha scritto: mentre Powell parlava, sembra di sentir parlare Draghi un paio di anni fa. Mario di cognome come fa, però? No, non l'avevo neanche notato, figurati. Ti è sembrato, Alexandra, visto che torniamo alla domanda di prima, ce l'avevi in cuffia tu, Gerard? No, allora
Draghi è sempre stato molto, molto chiaro e molto duro. Questa volta lo è stato anche Powell, ecco, cercando di dire: ragazzi, datevi una calmata. Quando vedremo questo cambio di dati, allora cambieremo anche noi la nostra politica monetaria. Quindi mi è sembrato molto incisivo, ma comunque rimangono le questioni sulla curva dei rendimenti e rimane anche la questione delle pressioni inflazionistiche, perché tutto ciò dipenderà anche un po' dei piani, certo, di Biden. Giacomo, vogliamo aggiungere qualcosa sul mercato per chiusa? Ribadiamo che, come diceva Alexandra, inflazione 2,4%, poi rientra al 2% nel 2022 e al 2,1% nel 2023, quindi a conferma, insomma, ulteriore. Questi sono i dati che ha fornito, spiegando perché sarà un momento transitorio. Mercati, sì. I 33.040 sono un bel livello di resistenza del Dow Jones intraday a partire dalle 19, quindi dalla pubblicazione del comunicato. Eccolo lì, il muro sostanzialmente, ma comunque che ha raggiunto il Dow Jones. Interessante poi invece come il Nasdaq appunto abbia raggiunto i 13.500. Però dicevamo degli altri asset interessanti da seguire, non tanto il petrolio, su cui pesano anche le scorte pubblicate in giornata, quanto l'oro, il gold. Questa volta sì, riesce in qualche modo, adesso anche in questo caso miglioriamo il grafico, a rimbalzare, a dare un rimbalzo importante. Siamo vicini ai 1750 dollari l'oncia. Ricordiamo che l'oro è legato molto all'inflazione: se sale l'inflazione, l'oro potrebbe riprendere quota, ed è più o meno quello che è successo, anche se sono prospettive. Di solito l'oro si muove con l'inflazione reale. L'argento 26,36 più 1,6, quindi torna la correlazione tra i due metalli preziosi, con l'argento che va più o meno a doppia velocità rispetto all'oro, ma in generale tutti i preziosi e gli industriali, quindi palladio più 2,7, rame più 2,17. Infine, perché non diamo un'occhiata ai tassi di interesse? Perché lo facciamo adesso. Decennale americano, guardate, è andato a crearsi una shooting star, quindi l'idea è che da qui possa ricominciare a, diciamo, rallentare, quantomeno a consolidare quest'area. Oggi abbiamo raggiunto il massimo di 1,68, ma adesso siamo su 1,63, quindi un po' distanti dai massimi pre-conferenza. Il trentennale 2,42 il rendimento adesso, ma abbiamo raggiunto anche il 2,46. Qui la dinamica è meno chiara del decennale, nel senso che del decennale possiamo aspettarci un ritracciamento in qualche modo. Sul trentennale forse non ancora. Va bene. Allora, noi siamo in chiusura di questo speciale Fed Talks, ogni mese naturalmente in diretta, ma ci separiamo per poco perché domattina torniamo sui mercati con l'avvio delle contrattazioni europee, e sarà interessante capire anche come chiuderà intanto Wall Street questa sera, proprio sulla scia delle parole di Jerome Powell, ma come anche l'Europa, perché comunque in questo momento lo è sempre, però è ancora più in relazione rispetto a quello che sta accadendo in America, proprio per le divergenze di cui abbiamo parlato continuamente. Quindi l'appuntamento è domattina sulle fonti TV alle 9 in diretta. Grazie Alexandra Giorgeva, come sempre, per la super traduzione. Grazie. Che ci permette di capire anche le sfumature di Jerome Powell. A volte sono quelle più importanti, insomma, al di là poi dei significati generali. Giacomo Iacomino, che invece con i mercati ci ha dato un quadro sicuramente preciso, possiamo andare a letto tranquilli stasera, insomma. Ma me lo auguro un po' per tutti, insomma. Sembra di sì, almeno Powell ha rassicurato, poi bisognerà vedere come saranno recepite tutte le considerazioni anche che arriveranno nelle prossime ore. Vi aspettiamo domani e naturalmente grazie a tutti voi per averci seguiti anche questa sera. Seguiteci sempre su lefonti.tv. Buona serata.